Eccomi qua, scusate ragazzi. Toro 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 toro
Mamma mia. What is love? Baby, baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Oh, 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 Aki slow, baby, the heart. Ma che mamma fa sto serve? Andiamo a giocare a Lethal Company. Ti giuro, bellissimo. Sì, appunto. Cioè, cazzo. Abbiamo sto Lethal Company. Pensa che io mo vado a dormire a mezzaluna, mettiamo, no? Poi mi devo svegliare tra 4 ore e mezzo. Va a prendere annate. Torno a casa e addormenti, mamma mia. T'apposto? Perché sono in creativo? Perché ogni volta che entro nel gioco sono in creativo? Ciao! Salve, capo! Guarda, sono salito prima del treno, Milano. Ah, è normale, se ho già avviato il primo server e poi tutto il Come resto. mai è successo? Il server è già aperto da 5 minuti. ho letto un messaggio, fa che arriva a Milano e mezza. Sì, ho scritto. Vabbè, ho fatto A40, l'ho startato il server. Tempo che sono entrato in casa, ho attivato subito il server e sono andato a togliermi il giubbino, già a aprire Twitch. Ok, ma sei sceso di nuovo? Eh sì, perciò ritardava. Oh. Io sono diventato anche Starro. Brother Starro. Brother, vabbè, comunque, ragazzi. Fa che sta, vabbè. Scusa, io sto parlando a te. Fra, mi sta venendo shift per usare per correre, ti giuro. Non doppia V. Pensavo di io, no? Lethal, mannaggia Lethal. Allora. Vabbè, già qua prendo il mio stipendio. Oggi Nati non gioca, quindi faccio solo il mio. Le mie attività. Boh, io prendo 90, fai 25, 25, 50, 60, devo avere 30, dai. Ci sarà, spero oggi, no? Sì, c'è. Stranamente oggi c'è, stipendio pagato, ma giusto dopo ho scritto il mio nome. Perfetto. Scrivi anche mio, così mi tolgo anche il pensiero, dai. Aspetta, ma tu una prova a cosa? Tu sulla casa, po', ma la riesci? Ah, dai, già lo stipendio, giusto. Prendo. 60, tieni. Oh, guarda stai. Tieni, qua ti ho messo i soldi. Già fatto, pagato pure lo stipendio, sei a posto. Ah, che mostro che sono, eh. Ti regalo un pezzo di carta. Mannaggia a te, cosa Oh, non. altri sui. Oh, la Dai, camorra, là. adesso. Bravo, La bagaglia. Yacht, che vieni subito. Grano pizza. Stella, e li scrivo qua. Panzer, oh, subito Panzer. Dani, senti, Allora, per giugno mi Daniel. arrivano tutti, ti devo Quando terminare un sono? attimo. È K25, è solo un'attività il nome è qua. Tutto devi dare al tuo migliore amico. Sì, lo so, me l'ha detto Alena, tranquilla. Già mi ha detto tutto. Allora, a posto. Ma che capo, perché ho scritto il mio nome due volte? Ok, ho fatto tutto, ragazzi. Vado a passare il mio stipendio, vado a prendere i soldi della mia azienda. Vado un po'. Vado a sistemare un po' di cose.
Non siamo figli delle stelle. Ah, smetti di scrivere sta stronzata. Siamo figli della i soldi. No, siamo figli delle stelle. No, 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 no. Noi siamo figli delle stelle. Questo odore sento già nel cuore. Che avevi sbagliato chiave. Che palle, fammi prendere l'altro. Vuoi sera? Arrivo, non sto benissimo, perciò mi sa che andrò prima. Tranquillo, bro. Tu sei sempre malato, mamma. Sei troppo stressato. Ti ammali perché sei troppo stressato, ansioso, pensieroso, eccetera. Dovete dimenticare i problemi, ragazzi. Non li pensate. Fate finta che non esistono i problemi. Tanto, anche se non li pensate, li stanno. Posso posare questo vestito qua dentro? Eh sì, non è che è probabile, è proprio così. Noi siamo figli delle stelle. Questa sera noi andiamo. Signor Ben, il costruttore mi ha detto che sta arrivando da un lungo viaggio. A breve arriva. Ah, bene, bene. No, aspetto molto quasi. Simon, allora mi puoi fare questa armatura? Cosa? L'armatura? Un Maximilian. No, mi devi fare solo il pezzo... il pezzo centrale. Ma che stai a fare tu? Mi ha fatto dei soldi. Che? Quello là, là lo vedi che sta morendo la notte. Ma c'è un pezzo di ferro qui. Mi sa che l'orca lo vuole mangiare. Ma sta giocando con l'orca, sta giocando. Perché l'ho netta sensazione che Daniel morirà? Tieni ragazzi, non so di chi sia qui. Come si giuttano gli oggetti a terra? Ah, ok. Ma che è quel suono? Moltissimo. Sta cosa, non me so. Salve signori. Che sei già vestita di Natale? Ovvio. Sono già in tema, no? Girati, girati. Sono l'elfa di Natale. Mamma mia, mamma mia. Guardi, oh, che cosa? L'ho visto, l'ho visto. Ma in tema, no? Già che faccio i costumi. Fai pubblicità, ci sta. Jingle. Ha preso dei soldi, Carlo. Se aggiungerne qualcuno, vale, mi ce ne sono un po' dopo. Ragazzi, non ho capito, scusa. Oh, che cazzo. Ha detto, scusa, non volevo. Ho detto, devi aggiungere se altri, se può, se trovi molto. Ce ne sono veramente no. Quattro incroci. Ce ne sono altri vestiti di basta che vede nella J. Sono di altre mod. Sì, non ci sono tanti in realtà. Ma perché è un nuovo ruolo e lo stiamo sviluppando pian piano. Ok. Se vai a leggere nelle novità nel foglio, che nessuno quasi fa mai, ci sono degli aggiornamenti per il tuo ruolo. Tieni. Aiuto, non si butta con gli oggetti, mannaggia. Sai dove si butta con G? Dai, io sto facendo con shift ancora. Per... Allora, ragazzi, voi non avete idea. Allora, praticamente, sapete dove si salta? C'è una via... Non capisco. Come non capisco? Tu capisci sicuramente. Ma anche loro capiscono, perché uno l'ha fatto della clip. Letal. Come non capire cosa? Che si fa oggi? Oh! Cosa si fa? Che senso? Oh, ma credi c'è qualche evento? Domenica. Oh,
Basta, basta. È il momento di Samir. Oh, vai, amore. Samir, Samir. È arrivato Samir. Samir è qui, ragazzi. Quando c'è festa c'è Samir. Droga, puttane. Sempre qui. Alcol, droga, puttane. Viva Kimab! Mettimi sto pizzo, Felipe! Mettimi sto pezzo, Felipe! Maglio, qualcuno ha rotto qui. È sempre fra... Chi non paga le tasse multato. No, ma gli ho buggato 3 pezzi di terra. Mannaggia puttana. Vieni qua, signorina. Ti faccio un regalo. No, niente, niente. Ho un regalo per lei, tieni. Non so cosa farmene della balestra. Ma io, chi paga le tasse vince un premio. Si dovrebbe costruire la discoteca. Prima o poi la faremo la discoteca. Ovviamente. Ovvio che sia la discoteca. Chiavi del comune. Andiamo a pagare le tasse. Mangio sto pezzo di pane nel nome di Cristo, dell'antico Dio Cristo. Allora, tasse da pagare. Tasse pagate. Allora, prendiamo questo libro. Deve pagare Wolverine. Stella, aspetta, Stella paga solo a Ciruzzo, quindi non dico che lo segno. Chi è entrata nel server? E basta, questi sono, gli altri già hanno pagato. Signor Felipe, se paga le tasse, siamo anche a posto. Bravissimo, ormai a memoria, mi piace, perfetto. Felipe, c'è qualcosa che non ci troviamo, però. Felipe, c'è qualcosa che non ci troviamo, però. Se ora sono... Se tu hai la miniera e la... E cosa, giusto? Sono 50, giusto? Più la casa 60, giusto? Più la miniera dove scavi, 75, giusto? E abbiamo fabbrica, quando avevo papà? Mi devi dare 50 della fabbrica, mo ci ho pensato. Tu hai saltato un sacco di paghe di quello. Dammi i soldi, muoviti. Mi devi dare 50, aspetto 50. Se no ti tipo io a forza. Ah, facciamo pure i furbetti, comunque. Guarda tu. Ti rendi conto. Mettiamo il libro. Adesso 50. Un giorno di questi ti butterò il disco, lo sai, vero? Se paghi 50 non te lo butto. Thank you.
sti cazzo di soldi. Io non ho tempo da perdere. Basta, siamo in maniere forti. Ma perché non c'ho l'armatura? Ah, questo. Che cazzo stai facendo tu con l'Ibra? Io non lo scrivo, di merda. Sì, vabbè. Dove sta la pizza? Molesti 50. Scia, mi sento meno. Ok. Mamma mia. E chi stai dicendo? Non devi bestemmiare. Ma dai, dalle palle. Non bestemmiare. Oh, da già i soldi, mi si scema. Dammi questi soldi, andiamo. Ah, è stato scemo. C'è un pizza, tasse pagate. Siamo a posto. Quanto parlo di tasse? Cioè, guadagno zero io, guarda. Chi hai cancellato che prendo lo stipendio, Carlo? Mannaggia, mi fai diventare scemo. Perché così prendo qualche soldo in più, c'è un piacere. Business. Che vuoi? Che ti devo dare? Quanto pago di tasse? Allora, c'hai il maiale qua, 25, 35, 40, 55, 65, 70. Più la casa 80 tu. Visto che la fabbrica è nella tua zona. La fabbrica all'armeria. Oh cazzo che me cagata. Oh cazzo che me cagata. Bravissimo. Il mio guadagno di stasera 32. Business. Arrivederci. Business, mamma mia. Ah, meno male che Gabri doveva a giocare a server, Gesù Cristo Santo. Salve. Salve. E sono venuto a pagare le tasse. Dammi i soliti soldi, sono qua. Ormai li sei a memoria. Il tempismo di venire. Quant'era? Molto preciso, basta. 22,5 che sono 23. Facciamo 20. Sì, 22 o 23? 22, dai, 23 faccio pagare a Ascoli più ricco di te. Va bene. Ah, per cambiare i soldi devi andare a scrivere nel libro sotto e appena possibile già mi ero prenotato. Ah, allora devi aspettare un attimo, aspetta. Va bene, va bene, allora aspetterò. Ok, aspetta un attimo che ora devo pagare un attimo tutte le tasse per questo, quindi tra una mezz'oretta probabilmente le avrai. Va bene. Va bene, capo. Va bene. Sì, donge. Sì, signor capitano. A dopo. A dare un bacio. Ciurma. Andiamo tutti alla... Tu vuoi lo stipendio? Tu devi avere lo stipendio, lo sai, vero? Dovrebbe essere così. Ebbene. Vieni che ti do lo stipendio. E certo, oggi è la paga, è il giorno della paga. E invece dovrei andare al porto, vero? Cosa? Devo andare al porto, vero? Per... Allora ti spiego un attimo, aspetta. A breve dovrebbe arrivare teoricamente anche l'ammiraglio, quindi non dovresti avere problemi di queste cose. Ma oggi abbiamo un po' di riunioni per parlare di strategie. Quindi parteciperai molto su quel discorso.
Va bene, intanto tieni lo stipendio, ricordati di posare nel modo giusto. È che adesso sto facendo un attimo il tesoriere perché appunto ancora non è arrivato chi si occupa di questo. Salve. Aspetta, La lei... visitrice? No, lei è l'ingegnere. Hello. Lui è il nostro grande vescovo Felipe, che si occupa dell'antico Dio. Chi è questo? Vescovo Felipe Cornuto. Sì, ma Scusi? come? Felipe. Ah. No, dicevo che c'ha delle cose. Signore, le tasse sono sempre uguali, 55. Oddio. Oh, guarda chi c'è. No. Perché questo? Chi è? Dan, come chi è? Ma chi è? Come chi è? L'hai visto? Hai visto? Ma che occhi belli che Non l'ho hai. mai Che visto capelli un biondi. cileno. Cileno, devo portarti via un attimo. Ma chi? Sì, anche io devo portarti via. Al cileno che ci dobbiamo portare via vicenda. Sì. Che cosa ambigua? Comunque, Dan, le tasse le paghi da Panzer. Ma chi è questo? Flash? Chi? Sei Flash? Chi è Flash? No, lui. Sia Flash. Tu sei Flash? Siamo a posto, signorina. Com'è Flash, secondo te? Cancelli il nome, ne devi scrivere un altro, pensa a te. No, secondo me no. Mamma mia, è andato tutto il tutto della sera. Sta zitto. Aspetta, perché ho detto No, che vado 55? pure No, io aspetta, qui. Martina, Non 50. mi interessa, è lui che Questi fa 5 li devi complimenti. Lui fa dare. complimenti. Ho sbagliato. Paghi anche quelli di Ale, ok. Quelli di Avete Scogni è la stessa, 50. Cosa? Perché ho perso tutto l'inventario. Ah, cazzo. Vale. Come Mi hai fatto cambiare la roba a Dan. non ha cambiato? Non Scusa, lui ha c'ero, po non hai c'ero. posato tu. Hai posato? Ti ricordi che l'hanno fatto quando hai posato? Non Vabbè, che casa avevi? Ti do la roba, aspetta. Un attimo, un attimo. Vabbè, finisci quando devi finire. E ho finito. Ho finito. Allora, un attimo solo, ragazzi. Dov'è? Ma Ehi, no, cosa perché che... sono morto con Panzer. Oh, Bravo. cazzo, rompi coglione. Ma quell'essere ha tenuto la mia roba. Vai da lui. Te la dà. Basta che glielo dici. Cosa che mi devi dire tu, scimmia? No, io raga, Wolverine, Chewbacca, Luke, io non ok. Mamma mia. Che casino. Maggiore. Ah, allora, io vorrei dirvi una cosa, però non so se dirvela in tempo. Ma praticamente c'è qualcosa che cade da sopra verso Den. Beh, comunque mi serve la mia paga, la mia. Da marinaio. Allora, hai Marinaio. visto dove sta facendo l'attività? Sono appena Ah, Dan, tornato tu da sei un marinaio, Cileno. vero? O Sì, poliziotto? Lui è anche un marinaio. marinaio. Salve, compagno marinaio. Chissà perché Salve. tutti i biondi vogliono fare il marinaio. Perché È sei l'acqua, Vi però siete visti il Titanic, vero? Anche voi quel film. mi devi dare i miei soldi, altrimenti deserto, vado col nemico. Ah, viene a prendere lo stipendio, Chi è ragione. nemico? Ma che Mi stai cazzo cagando significa addosso, questo? avanti, già sto andando. Devo prendermi da mangiare, che manco quello. Beh, comunque, vale. Dica. Dan diventerà un recluta templare. Poi mi scerò i miei soldi. Non capisco cosa c'entra con i marinai adesso. Appunto. Cosa No, è già questo? ho i miei soldi. A posto, lo Adesso puoi. stipendio Ah, l'ha già avuto. avevo. Dov'è che posso fare Fare senza il soldi. cambio, è vero? Che sono quella roba vecchia. Non lo puoi fare adesso. Allora, oh. Quindi ti va bene? Questo abbiamo Va fatto. bene, sto cercando giusto di capire dove cazzo metteresti i soldi. Andiamo nella sala, ragazzi, appena ci siete. Vabbè, vai Oh, con hai me. scoperto la Quando sala. decido, godo. Ti conviene sederti prima che ti fottano i posti.
Esatto, bravo. Allora, è vero, tu non conosci quest'area, non te l'ho fatta visitare. Questa è l'area delle mappe, è dove faremo geopolitica, dove faremo lavorano per il consiglio, eccetera, eccetera, eccetera. Qui vengono solitamente a lavorare grandi persone. E poi parliamo di un lavoro per te, signorina, che tu sei quello esperto. Ah, qua abbiamo messo finalmente a fesse mamma. Questo perché non sono qui. Rukaz, su barone Shea. No, sono due vassalli nostri che si trovano a una certa distanza perché non abbiamo ancora tutta la mappatura dell'area. Sono due villaggi che appartengono al nostro regno come vassalli. Dopo vedo che ti faccio. Allora, buonasera ragazze. Allora, vabbè, parlo. Cosa? Aspetta, di chi era sto posto? Gilberto, non c'è quindi sti cazzi. Ci sono i posti prenotati, ok. No, è che solitamente chi lavora come marinaio e poliziotto non può sedersi ai posti. Però non vi preoccupate che mancano i ministri in questo momento. Allora, parliamo un attimo. Miau. Allora, parliamo. Niente. Prima cosa, Simon, ho un compito per te che già ne abbiamo avuto accennato. Hai un bellissimo compito. Devi mappare queste seguenti aree. Sistemare questa mappa e fare quelle quattro sopra che mancano. Abbiamo una mappatura un po' pessima in quell'area, quindi gentilmente devi fare quelle mappe. Il comune paga ovviamente le mappe, ti do i soldi e le compri. Cioè compri la carta e fai le mappe, ok? Compito abbastanza semplice, vescovo circana. Ciao signorina. Vedi, per esempio, lei si è seduta al mio posto, no? Io dovrei fare così. Puoi sederti. Stavo scherzando, signorina. Oggi, per come sei vestita, sinceramente, puoi sederti ovunque. Mamma mia. Allora. Sta arrivando anche lui. Signorina, non vi preoccupate, vengo a prendere io le tasse. Allora, non si preoccupi, poi vengo io. Allora, che stavo dicendo? Scusatemi, ragazzi. Oh, vabbè. Aspetta, che sta arrivando anche Ali. Ah, giusto. Comunque, ragazzi, questa è la nuova recluta del nostro esercito, il nuovo marinaio. Il signor D. Salve. Si chiama, aspettate che un attimo che apro un attimo il cervello per ricordarmi. Valaros, ok. Valaros, ok. Scusa la pessima pronuncia, ma non vengo dal tuo paese, quindi. Va bene, non si preoccupa. Va bene, ragazzi, ci sono la maggior parte del Link. Ma questo viene dal tuo paese, mi sa. È un aiutante di Babbo Natale. Non so, mi sono girato e ho visto Link seduto. Salve. Allora, allora ragazzi, ci sono brutte e belle notizie. Ok, partiremo con le belle notizie. Come ben sapete, ovviamente, signorino, lei un po' alcune cose non le capirà, ma chi cazzo ha sparato fuori? Yotto, ovviamente. Ma sei fermo? Guarda te. Ah, stavo dicendo, scusatemi. Abbiamo buone notizie sul fatto che Volperosa è stata liberata e tutti i barbari in quell'area sono stati eliminati totalmente e abbiamo ripreso vantaggio. C'è un'altra, però, brutta notizia. C'è stato, ancora non si sanno certe cose, ma abbiamo scoperto che, vi ricordavate il villaggio che abbiamo assaltato dei barbari che è arrivato quei 1000 uomini che ci hanno scacciato? Sì. Norvik, sì, bravo. No. Si chiama Norvik? Sì. Sì, ok. Norvik, quel villaggio che poi, villaggio barra vanposto, a quanto pare, praticamente lì abbiamo scoperto, grazie ai nostri informatori dell'impero Shervan, grazie ancora Simon per i tuoi rinforzi. Praticamente dalle notizie che abbiamo appreso, il generale si è nascosto lì. E se abbiamo capito bene, potrebbe preparare un nuovo attacco nei nostri confronti. Quindi stavo pensando, per questa giornata, rifornirci, riprenderci, fare un po' di rifornimenti, preparare le armature e gli uomini.
Ma domenica, quindi domenica tutti quanti, marinai e poliziotti soprattutto, anche i cacciatori in questo caso si possono unire, ma marinai e poliziotti vi dico già che domenica partiremo per la battaglia. Dobbiamo scacciare e uccidere questo generale per fermare totalmente l'avanzata. Credo che sia quello l'ultimo villaggio del regno. Non lo so come è composto, ma per il momento abbiamo quelle informazioni e dobbiamo... Sei regni, sei villaggi. Non penso proprio. Non penso proprio perché tu non hai informazione, non è che secondo me. Che ne sai? Non lo sappiamo. Se l'abbiamo mappato, non abbiamo. È il maestro della spia. Può essere leggenda del maestro della spia. Ma vabbè, anche se sta scritto nel libro, chi ti dice che non sono stati attaccati dei villaggi, che non hanno perso villaggi? Non sappiamo tutte queste cose. Le scopriremo più avanti, comunque. Se sono 6, 10, poi sarei anche 10, che ne sappiamo? Magari ha conquistato mezzo mondo e ne ha 30. È più potente dell'impero Sherman. Spero di no, porca puttana. Speriamo di no. Detto questo, niente. Comunque ci dobbiamo preparare per questo assalto, ma lo faremo prossimamente per il semplice fatto perché comunque le truppe sono esauste. Dobbiamo riprenderci, dobbiamo rinforzarci e non abbiamo ancora competenze militari per fare un assedio. Per questi giorni infatti ci prepariamo, prepareremo le armi, preparatevi munizioni, riparate le vostre armature, ragazzi, tenetevi pronti perché sarà importante concludere questo problema. Comunque un villaggio che si trova nelle nostre vicinanze ed eliminarlo sarà fondamentale per noi, radere a suolo quel posto. Comunque distacchiamo i nemici dalle nostre posizioni, ecco, mettiamolo così. Dato questo, Volpe Rossa si è molto ripresa, i cittadini da Osiris si sono rispostati lì, che abbiamo ospitato nelle nostre case, le truppe si stanno riprendendo e ci sono rinforzi di Shervan che hanno rinforzato Volpe Rossa e appunto sono anche nella zona di neve, anche se non hanno armature adeguate per l'inverno, visto che sono truppe del deserto e direi che comunque non ne hanno capacità logistiche per rimanere a lungo lì. Già è tanto che ci hanno dato queste informazioni. Detto questo è finita questa riunione, ragazzi, per quanto riguarda le leggi eccetera non c'è nulla perché a parte mancano tutti i ministri, quindi siamo abbastanza tranquilli. Detto questo, ragazzi, l'ultimo messaggio che mi ha mandato ha detto che si sono accampati a Volpe Rossa, quindi secondo me è anche ben difesa la città. È quello che ho detto, infatti. Allora. Detto questo, comunque niente. In caso se ci sono attacchi dei pirati o di barbari nelle zone, abbiamo le truppe adeguate. Detto questo, ragazzi, per favore, gentilmente. Allora, Fabbro, vieni qua. Chi è che non ha l'armatura? Io. Tu ce l'hai, no? Ma questa armatura è un po' penosina. Facciamo una cosa: fai un'armatura a lui e a lui. La Maximilian paga tutto il comune. No, possibile perché non ci sono materiali per farlo. È armature più forti di quella di ferro? Qualcosa di più decente? A lei. Diamante. Dagli questa. A me non ha Knight Armor, non è male. Non possono combattere con queste armature pessime. Dai, vado un attimo a prendere. Vai, andate ragazzi, seguite il fabbro che ve le produce. Questa armatura di Intouch comunque tienila in caso d'emergenza. Okay, cioè nel senso se ti servirà più avanti e abbiamo problemi nell'acquistare, conservala, ecco. Perfetto, grazie. Vada. Sapete dov'è il fabbro, no? Penso di sì. Andate da fabbro. Vabbè, sì. Che c'è, signor? Il barone Asdrubal è un po'... Devo fare una cosa. Che è successo? Che devi fare? Devo fare una roba. Quello che devi fare. Mi serve credere. Una chiamata di internet. Perché c'è la roba. Scusate, ero un attimo concentrato. Capito, vorrei. Chi? Non ho capito, dici. La devi mettere in creativa, devi fare una cosa per i templari. Ma basta le cose templari, arrangiati come tutti. Non c'ho un cazzo, non posso. Devo fare una roba apposta. Non è che devo aggiungere roba. Devo solo prendere un item che non posso. Cioè non posso costruire. Dimmi l'item, te lo mandavo, porca puttana. Cazzo ti fai mettere in creativa? Ma devo fare una cassa, aspetta. Muoviti. Perché non ti muovi? Non capisco. L'armatura no. Ok. Minchia, è fortissima sta armatura.
Allora, cosa volevi? Non ho capito, scusa. C'hai materiale per fare altri colpi? Essendo che ci sarà una battaglia, vorrei... Mi devi fare 40 proiettili, semplicemente. Che cazzo è 40? Sempre di questa. Come? 40? Va bene, 100... No, 80, 180. Perché uno stack quanto costa? Due stack. Allora fammene uno stack intero. Facciamo prima. Ma che c'è il DMR? Sì, questo. Ah, ok. E tu l'esperta, dovresti saperle queste cose. Sì, mi ricordo che cazzo di arma è. Salve. Ok, già scelto l'arma da usare poi. Userai una di così o un arco? L'arco lungo. L'arco lungo, ti piace? Se vuoi come incantarlo c'è il cacciatore. Si chiama The Skull, se lo incontri digli che come l'ha incantato, perché il suo fa veramente tanti danni. Va bene. Puoi chiedere a lui. Lo devo comprare adesso. Ah, vai. Cioè, è possibile. Hai fatto l'armatura? Un attimo, ma... Lavora, dai, subito. Questo non lavora mai. Povero io. Io posso aspettare da qui, no? Intanto devi solo aggiustarla, infatti. Allora. Signorina, sono qui per riscuotere le sue tasse, come avevo detto. Avevamo una riunione, per questo non c'era nessuno. Allora. Grazie, signorina. Ah, allora, c'è un piccolo problemino. Che è successo? Ti ricorda la scorsa volta quando sono morta là sotto? Ho perso le chiavi delle casse. Come hai perso le chiavi delle casse? Sì. Oh, porca troia. ma quella la devi mettere sempre nell'ender chest, ti conviene. Allora, vieni con me, dai, te le sistemiamo. Però dobbiamo fare una cosa, una tecnica. Vieni. E le chiavi di scorta? Sai che aveva detto di mettere le chiavi di scorta, ok? Dove le ha messe? Quelle lì erano nell'ender chest, ma quando c'è stato il reset... Non le hai prese. Non le avevo prese. Ah, ecco, vabbè, adesso risolviamo, c'è sempre un metodo. Fatto tutto il casino. Cioè, tutte le cose che potevano accadere sono successe. Ma piccata si chiama sfiga. Deve entrare dentro. Hai anche ragione. Allora, io starò molto lontano, ok? Dovevo volare e le spacco. Aspetta, intanto ti droppo le casse. Aspetta. Chest. Sono quante? 6, giusto? Allora, io ti do 2 keyring senza le singole, così fai la copia di queste direttamente. Ok. Allora, io te la spacco e tu la posizioni e poi sistemi una alla volta per forza. Pronta? Se prendo io le cose spariscono, perché se si riempie all'improvviso l'inventario siamo fottuti. Ma in realtà guarda, faccio così. Così. No, vabbè, no. Possiamo andare con calma. Se ricordi che il 23 ci saranno nel nuovo mondo. Poi usciranno ogni 23 del mese. Se ci saranno aggiunte. Per ora ci sarà una mod, mi pare. Una mod che sistema tutti i bug e fix e gli FPS. Se fate pochi FPS verranno risolti grazie a questa mod. Allora, questa è fatta. Prendi la roba lì. Sul letto vedi c'è altra roba. Ok.
Dimmi. L'armatura. I soldi? Sono due stack. Due stack. Aspetta un attimo che finisco una cosa. Non è fuori il rap un attimo, c'è un problema. Ok. Ah, comunque quelli sistemerò io con calma. Posto come. Comunque vedi che c'è ferro grezzo, perché non vendi al fabbro? Ti paga il fabbro per quel ferro. Me lo tengo. Però quando c'è parassità e quindi mi darà più soldi. Ci sono altre cose lì dietro. Ok. Ora ti spacco questa. Ora. Allora, ciao mod. Ok, ti posso anche spaccare l'ultima e sei a posto. Dov'è? Simon? È l'armatura. Ma Wolverine? Dove è andato poi? Sta nel mio fatto, sto facendo. Ah, ok. Ascolta, la nuova tecnologia mi ha detto, non ho capito bene. Ma una cosa. Devi pagare le tasse, se ricordo. Quanto devi pagare le pago io? 25. Ah, perfetto, giusto. Dammeli. Che ti pago anche già una parte dell'armatura. Perché i soldi ba. Lasciamo se. Che me l'ha tesa da me in bagno? Sembrava basta. Uno, due, uno, due. Venghi. Uno, due. Siamo a posto, va bene? Ok, con lei. Facci una cosa. Sistemami l'armatura. Quanto ti devo dare? Te li do pure. Per la riparazione sono 32. Ok, tieni. Non là. L'armatura? L'armatura dei suoi soldati. Ah, queste sono l'armatura. Ok, grazie. Perfetto. Allora, 1, 2, 3, 4. Grazie mille. Questa lascia solamente non ne ho visto nulla. Oh, vedi che adesso è un'armatura figa? Sì. Comunque, sì. Volevo darvi una missione a te, Dan, però non so se Dan sta facendo chissà quante cose. Ne sta facendo un sacco di cose. Perché volevo, fammi vedere un attimo. Ma lei ha visto il quadro del Doge? Questo è atto di vandalismo, lo sai, vero? Ho detto, lei ha mai visto il quadro del Doge? Non la sento. Ha mai visto il quadro del Doge? Ha mai visto il quadro del Doge? Eh? Hai mai visto il quadro del Doge? No. Bang, bang.
Wow. Assurdo. Questo sono io quando ero giovane, quando ero generale di un esercito, da giovane combattevo per questo esercito. Ero di umili origini, poi si dice che il mio sangue è di una dinastia antica, ma è tutto da vedere. Erano, non so se sono cazzate o meno. Ma intanto questo sono io da giovane, quella è la mia medaglia per aver sconfitto la minaccia. Oh, eccolo. Sai chi l'ha fatto questo quadro? L'ha ridipinto, l'ha rifatto perché era vecchio. Il barone. E il signore Dan, qui davanti, esatto, il grande pittore. Esatto. Grazie. Devi pagare la tassa esclusiva. Non mi hai fatto le tasse, ho deciso di commentare anche le tasse. Che è la tassa esclusiva. No, scherzo. Comunque, Dan, tu sei impegnato? Tecnicamente volevo andare a prendere il colorante. Ah, ok. Cosa c'è? Volevo farvi fare una cosa interessante in realtà. Volevi? Farvi fare una cosa interessante. Non ho capito cosa volevo fare. Ho detto, volevo farvi fare una cosa interessante. Prima, perché sennò... Ma che ca... Ma no, niente, mi sono mutato per sbaglio. Ah, ok. Stavo dicendo, volevo farvi fare una cosa interessante, ok? Dovresti accompagnare il signor Giotto con una nave a far completare quest'area della mappa. Però se non ci sei tu, posso anche mandare da solo lui con Giotto, con Simon. Se sei impegnato. Nel frattempo che lui completa la mappa, io raccolgo i fiori. Allora, andiamo. Che devo dirla a Simon anche sta cosa, dobbiamo andare da lui per un'altra cosa interessante. Voglio giusto andare a riprendermi la mia spada da... La mia spada. No, non anche io. Che boh. Prenderebbe anche un po' di cibo, quanto pare la zecca è chiusa, quindi... Ah, scusa, raga, devo un attimo prendere i soldi. Se volete accomodarvi nella mia reggia di Caserta. Hello. Devo un attimo prendere i soldi, abbiate pazienza. Uno, due. Occhio sulla cassa. Sì. Comunque per queste casse, se le volete, in futuro, quando avete bisogno, dal fabbro le vende lui. Sì, ve le consiglio perché potete mettere le vostre cose. L'ender chest comunque al limite. Sarà anche una cesta portatile. Infatti la usiamo per rimetterci le chiavi. Allora, andiamo. Ti faccio assistere a una cosa interessante. Si è parlato di tecnologia. Ma dov'è? Dov'è Sdrubale? Questo dove cazzo sta? Dove sta Sdrubale? In fuoco. Sta lì, dove sta la mia attività, la nostra attività. Ah. Controllare la costruzione per noi. Vieni, signor signor Armaiolo in questo momento, tieni. Ok, perfetto. Grazie mille. Andiamo, vieni, che andiamo. Taratatata. McDonald's. Questa missione ovviamente verrete pagati tutti, tranquilli. Sono missioni aggiuntive. Cosa stavi dicendo? Ma scusa, ma come fa questo veicolo a volare? Vediamo. C'è lo sfido. Salve, Salve. Buongiorno. Aspetta, non so problemi. Ok, grazie mille. Ah, oh, veramente. Va, Cree, digli quello che mi hai detto a me. Vai, praticamente, ho scoperto una nuova tecnologia. Mostrami questa tecnologia. Se vuoi gliela mostro fuori. Sì, va bene. Intanto Simon, allora, senti una cosa. Dovevi partire per fare la mappatura. Essendo che c'è del mare e ti serve comunque una mano, Dintach e Dan verranno con te. Perché uno deve prendere i coloranti e l'altro deve fare esperienza. Perché domenica abbiamo una guerra e deve essere pronto a qualsiasi momento. Una guerra contro chi? Che non ho capito.
Ah, giusto, siamo contro dei barbari che stanno attaccando, hanno attaccato il nostro regno e siamo per invadere noi loro adesso. Li abbiamo sconfitti, ma dobbiamo eliminare il generale, uno dei più forti, cioè no, uno dei più forti. Uno dei, un generale, non si presuppone il re, non si sa ancora. Wow, che cos'è questo? Allora, ok, praticamente è una tecnologia Posso? per sì. Wow. E come Deve funziona? spingere. Deve spingere. Quindi devo. Ok, forza cinetica tipo. Spingo, Sì. spingo, spingo. Oh, spingo. Stai attento perché è un prototipo. Oh! Aiuto! Non so come si frena! Aiuto, aiuto, ragazzi! Ai! Minchia, stavo per morire, porca. È pericoloso questo oggetto. Cioè, non ho capito come fa a volare, però tutto il male. C'è anche un'altra cosa Penso pericolosa, che. Ma deve essere la che magia. prima di usarlo devi mangiare. Cioè? Tieni intanto. Perché già lei non capisce perché devi mangiare, scusa. In che senso? Perché visto che devi spingere, Ah, sì, ti fa si stanca. stancare tanto, sì. Ah, ecco perché la fame sa. Avevo tanta fame poi. Ah, sì. Ma che stava a fare, cioè, Ecco, hanno stava fuori a costruito fare fisioterapia. una cosa magica, tipo vola. Sì, ma Stupendo. non ci Mamma posso mai mia. credere, non ci posso mai credere a sta roba. Mamma mia, È ma meglio tenerle così così segrete. che non Mamma guardano mia. negli occhi. Ma come si chiama, Mamma mia. scusa? Girodine. Come? Girandola? No, Girodine. Quasi Ma. uguale. Ah, comunque, sai, venite un attimo, ragazzi, a Porto. Che facciamo partire i ragazzi che hanno questa missione. Sennò perdiamo tempo, qua ci servono coloranti, servono. Anche a me servono coloranti per fare quella roba, anche i quadri. Quindi metteli in vendita, gente mia. Fai dei bei Beh, negozietti. ovvio, ovvio. Che i coloranti servono No, ho detto, tantissimo. aspetta, ti do, Carlo, ti do. Non ti Allora. serve Oh, la roba da Simon, hai compito tu e altri ragazzi, oltre a fare la mappatura, esplorare l'area. Se ci sono pericoli. Ma perché dobbiamo partire da qua? Perché dobbiamo partire da qua se partivamo dall'altra parte, facevamo prima? Ah, con l'altra nave? Vabbè, ormai siamo Non ho qua. capito. Abbiamo fatto giro. Allora, prendi la nave di là allora, scusami. C'hai la tua nave? C'hai la tua nave, giusto? Di là, bisogna però della mappa e delle mappe, come Ah, è faccio? vero, hai ragione. Andiamo a prendere le mappe. Hai anche Mettiamo ragione. l'armatura. Ma che è il marinaio? Posso prendere delle mappe anch'io? Tanto che sono in viaggio. Eh sì, vabbè, non è che dovete. Cioè, nel senso, dovete mappare più che altro. Ora si prende i pezzi che servono per mappare. E in più dobbiamo dare le mappe nuove da fare. Quindi le fate insieme. Vi organizzate voi perché non so come volete organizzarvi. Intanto. Dei doppioni di mappe. No, ma più che altro. Simon è un vescovo, quindi vale. Non dovete farlo morire, mi raccomando. Allora. Ho già la mia, Ho preso capito già la com'è poi, mia. già preso. E anche Ah, questa è serve, vero. devi rifare anche questa. Ah, è vero, è vero. Andiamo a comprare le mappe. Simon è un vescovo, ma non dell'antico Cosa? Dio. Non è un vescovo dell'antico Dio, Simon. No, è dei Sircano, ma è comunque un grande guerriero. Ha lavorato per la polizia nella nostra città. Quindi atta. Ed ero nell'armata imperiale. L'armata Comunque imperiale sono. dell'impero Shervan. L'armata imperiale è praticamente uno dei soldati più forti dell'esercito dell'impero Shervan. Tutta questa gloria per i militari, Interessante. L'impero Shervan è fatto un po' così. Dove cazzo dobbiamo. Ah, di qua. Non è in vendita. No, no, come non in vendita? Cioè, io ne ho poca, però non c'è faccio nella mappa, non Aspetta. vedo. Venduto.
Comunque niente, dobbiamo fare le mappe. Ma quindi vuoi andare a piedi? Come vuoi procedere? Allora, noi... Dove siamo noi? Sal porto. Quello del barone, il porto del barone. Eh sì, da là siamo. Va bene, prendi... Sì, da lì va bene. Ho sbagliato. No? Cioè, ci sta portando dal vostro porto. Però che dobbiamo farci tutto il giro. Ma mattina è online, vero? Sì. Oh, niente, se non risponde. Vieni qua, andiamo dal contadino. Speriamo che c'ha quella, se no andiamo a rubare. Ce l'ho, ce l'ho. Ah, eccolo qui. Fa 100 zaini. Sai, tra tutti i lavori che fa. Vai, vai, shoppa, shoppa, shoppa. Poi ti do i soldi, poi ti do i soldi. Ce l'hai addosso, però. Non ho un cazzo addosso, cioè c'ho 20. Vai, quanto serve? Di più. Come di più? Quanto serve per la mappa? Vabbè, mo ti prendo i soldi, aspetta. Aspetta, aspetta. Scusami, sono 5 mappe, no? 4-5 mappe. 8 per 4. 32. Ok, no, ce mi basta. Ce la fai? Sicuro? Sì, perché 5 per 4 fa 20. Andiamo? Mi bastano, andiamo. Ah! Andiamo. Ho fatto una gallaggio. Boh, allora vieni qua, ti do i soldi tuoi. Ciao. La la la, è il signorino Sanami. Allora, tieni intanto le 20 monete. Vi ricordo che se riuscite a fare il vostro lavoro bene, verrete tutti ricompensati. Capito? Verrete tutti ricompensati. Ma come cazzo le chiamate? Signorina, che bel fiocchetto che ha. Cercava la stazione di Gavi, l'ha visto? La cosa? Gavi. Non so dove sia, penso in casa, sai. Intanto che i suoi prezzi è un po' da stronzino. Questo soprattutto. No. Dovrei parlarne con lui, eh. Allora. No, ci vengo anche io. Resto qui io. Cosa? Resto qua, resto, che dici? Certo, le forze devono essere qui perché dobbiamo parlare un attimo di affari io e te. Scusa. Allora. Ma dov'è? Ma perché è sparito? Portami con te nel palazzo del comandante. Allora ho capito come sei caduto.
Salve ragazzi. Comunque, solo una cosa, signor Simon, prima che mi dimentico. Cioè, vabbè, non fa niente tu che ascolti, anzi sei nuovo del villaggio, quindi. Allora, non so se è vera questa cosa, ma il tuo impero, Shervan, mi hanno detto che esiste una cosa che vogliono scambiare noi come tecnologia, che si chiama calendario. Ah, ma il Questo famosissimo, ma il fascista, sì, lo so, è ok. Questo calendario che ci hanno detto vogliono scambiare con noi, hanno detto che poi ce lo daranno a breve, ma ci hanno detto che è un 50 e 50, ancora non si sa, ma domenica lo scopriremo. Ci saranno informazioni o domenica o venerdì sui cambiamenti climatici di questo periodo, perché dice che l'inverno si sta avvicinando. Okay. Noi effettivamente non abbiamo avuto possibilità di capirlo. Però ha detto che loro poi ci daranno questa tecnologia, appena possibile. Non lo so, perché di solito Sherman di solito non combacia con paesi lontani, però forse non lo so, a vedere. Vedremo. Intanto vi auguro un buon viaggio, ragazzi. Ok, dai, Edward, guida. Grazie No, scusa, Valois, Valaros, guida. Eh sì, deve sparare. Tu sali. il nome Vai, vai. della tua casata No, oggi. aspetta, vai, La mia è De Valois, coglione. Perché ha detto dai, Valois? Ma vuol dire Ah, che sono coglioni miei? allora, comunque, praticamente la storia che hanno fatto loro, i due fratelli, praticamente è un regno di isole che sono tipo a razza quasi elfica, si può dire. Si è visto l'aspetto, entrambi sono tipo elfici. Sì. È un regno tranquillo che hanno fatto battaglia contro i barbari, ma è sempre tranquilla la loro area. E però loro sono partiti perché volevano nuove avventure, volevano fare cose nuove. Boh, andiamo intanto, andiamo nel tuo studio. Che volevo dirti una cosa importante. Che è una cosa che deve rimanere fra noi due, ok? Guarda là, guarda che guarda io, no, voglio venire qua. Guarda là sopra, guarda quanto è brava. Sì, ovvio. Si prepara già lì per la battaglia. Ah, due adesso. Loro sono Sono scelte intelligenti. adesso. Dicono da qui hanno copertura, capito? Se attacco qualcosa. Bravi, Sì, bravo. intelligenti. Se a comune ci sono sempre gli occhi addosso, e qua sono un po' più indiscreti, quindi. Qua possiamo parlare. Anzi, forse è meglio se vieni di qua, vieni. È perché. Allora, ti ricordi quando abbiamo detto che i barbari sono un problema? Ok, e fin qui, ok, tranquillo. Però c'è un altro problema che mi è maggiore. Che cazzo era? Ah, È la volpe. ok. C'è un altro problema più grave. L'impero Shervan, ok? Stanno approfittando della nostra debolezza con sto fatto di fare scambi, eccetera, eccetera. A me, sto impero di Shervan, sembra quasi che ci voglia sottomettere. Io direi di avere due occhi aperti, ok? Ok. E oltre questo, sulla questione, ti ho sentito prima, no? Calendari, stagioni, eccetera. Sì, c'è oddio, qualcosa ascoltato. Ecco, il problema è questo. Come abbiamo detto, l'inverno sta arrivando, giusto? Sì, nuova Ok. stagione. Ti ricordi che abbiamo parlato anche di un'altra cosa tempo fa? Che i barbari dovevano farsi il giro lungo per attaccarci, quindi ci voleva molto più tempo per spostarsi perché il fiume era fragile? C'è una probabilità che. Noi non abbiamo informazioni, ok, dell'impero di questo regno dei barbari del nord qui. Abbiamo chissà quante informazioni. Però l'informazione del generale che si è nascosto lì è vera e abbiamo informazioni utili proprio appunto per attaccarli. Mettiamo caso dovessimo scoprire che hanno altre forze militari e quel ghiacciaio veramente si forma, diventa duro perché viene nel periodo di.
invernale, significa che loro possono attaccarci con Non più di... sento più, non sento Come più, no? aspetta. Un attimo. Ok, stavo dicendo. Mettiamo caso che il ghiacciaio regga davvero il peso. E se l'impero ha altre truppe più di 1000 di quello che sapevamo noi, che ci hanno mandato magari che ne so un quarto, quel cazzo che sia che hanno. Se attraversano quel fiume, sai dove escono? Un'altra sinistra. No, escono proprio dietro all'attività di Martina e la chiesa del signor Felipe il vescovo. No, non mi trovo. Eh sì, te lo dico io. Vuoi dare un'occhiata alla mappa ufficiale? Ti faccio vedere. No, no, va bene. Ok, arrivano da là dietro. Quello è Ok. un bel problema. È un grande problema, perché se ci attaccano con il numero che hanno detto loro, come facciamo? Come ho detto io, scusami, non loro. Il numero che ho presupposto io. Ok, mettiamo caso ci attaccano di nuovo con 1000 uomini. Questa volta come fai? A difenderti se abbiamo dimezzato l'esercito anche nostro. L'unica cosa che mi viene in mente da dire, il mio punto di vista, è che vedi c'è il fiume Sì, ma le navi non passano. lì. Lo so che le navi non passano. Abbattere i ponti per attaccare i nemici. Se mai dovessero fare una cosa del genere. Vuoi abbattere i nostri stessi ponti? Se in caso dovessero invadere la città, per forza sei obbligato. Capisci? Ops. Devi eliminare i 3 ponti. Ma non adesso, ovviamente. Io sto facendo Lo una. so, lo so. È un mio punto di vista per farti capire. Che secondo me stiamo un po' scherzando con il fuoco attualmente. E se costruiamo qualcosa là dietro? Tipo trappole e Qualcosa di più difensivo. armi. Mura, dici quindi. Un bastione, un fortino. Diciamo di sì, una cosa del genere. Meglio prevenire. Il problema è che non abbiamo il tempo materiale. È quello, eh. Non ce la faremo mai comunque in poco tempo. Al massimo puoi costruire piccole palazzine. Se proviamo a fare solo un po' di mura con due torri, E se invece di certo non li fermeremo così, ma possiamo rallentare. io direi prima di tutto, prima di fare questo progetto, di attaccarli. Tanto ci stiamo preparando noi per attaccare e sappiamo dove sono, abbiamo tante informazioni. Io direi prima attacchiamoli, sconfiggiamoli e vediamo che informazioni troviamo o quel che troviamo. Uccidendo uno dei generali, se Dio vuole lo riusciamo ad uccidere, uccidendo il generale abbiamo un nettissimo vantaggio, non credi? No, credo saremo comunque in svantaggio. Per tutte le truppe che hanno, anche se muore un generale, è una bella perdita, ma siamo comunque in svantaggio. Sì, no, io dico nel senso conquistato il villaggio o bruciato Rosasuolo, quello che è. Noi li eliminiamo da quell'area. È da lì che loro riescono a collegarsi al fiume. Se noi eliminiamo quella zona, eliminiamo tutte le truppe lì, abbiamo una buona possibilità di avere noi sotto controllo quell'area. Capito quello che voglio dire? Ma poi dobbiamo stare noi nelle terre ghiacciate.
E questo, vabbè, poi vediamo. Cioè, secondo me adesso, attualmente, non ce la farai mai a farlo. Attualmente, muoverti per fare questa roba. Secondo me dobbiamo aspettare proprio l'assedio. Te l'ho detto, se troviamo informazioni e troviamo qualcosa di interessante, possiamo fare quel ragionamento che hai fatto tu. Il problema è, sai qual è? Che mettiamo caso, loro arrivano qui, no? Come abbiamo detto, attaccano dall'altro lato. Ma chi dice che non ci attaccano anche da sopra poi? Se abbattono di nuovo Volpe Rossa e fanno doppio attacco, è quella sempre la domanda. Cioè abbiamo tante cose, ipotesi adesso, attualmente. Secondo me dobbiamo parlare con i pezzi grossi. Soltanto con i pezzi grossi. Quindi in privato dobbiamo chiamare Ben Gilberto e il Vescovo Felipe. Quelli che più o meno su queste cose possiamo parlarne. Con i vescovi, praticamente, anche con Va Sam. bene, chiamali. Allora ora sì, andiamo a chiamarli e ci proviamo. Se tu trovi un Ben, parlaci tu. Vabbè, chi trovi, trovi. Sono Va due bene. vescovi, Ben e chi ho detto? Simon, Benny, Gabby, Cioè, Gabby. Felipe. Ciao, Wolverine. Ciao Cristiano, scusa. Ciao. Allora, come va il veicolo? Allora, hai fatto qualche provato a vedere se è più pilotabile poi? Sì, cioè potrei. Aspetta un attimo, voglio vedere una cosa con il veicolo. Perché? Ma per guidare un veicolo del genere, penso che c'è bisogno di una specifica qualità, insomma, Licenza? penso. Dice, Tipo, non ho capito. per guidare una cosa del genere ci vuole una persona specializzata, però. Perché ho visto prima stavo Sì. per morire da solo. Infatti, cioè, il primo problema tipo, Dobbiamo trovare la vabbè. persona adeguata, immaginavo. E la troveremo. Ah, signor Gilberto, venga qui. Affascinante. C'è una riunione segreta. Venga. Ah, Wolverine, ricordati Sì. la tanta Netherrack, gliel'hai detto, vero Gilberto? Eh sì, gli ho detto Ok. tanto a Netherlack, quarzo e cose. Troppo Skull non ha niente da vendermi. Anche perché quando non si è mancata ha venduto tutto il quarzo. Gliel'hanno chiesto, gli serviva urgentemente alla gente. Ah, ok. Simon, Cosa venga, fa? No, vieni, non ha proprio bisogno. vieni, ascoltami un attimo. Deve un attimo venire in una riunione segreta. Palazzo Barone, ok. Va bene. Ok. Mamma Dobbiamo mia, c'è. Felipe diamante. dov'è? Ah, ma è segreto, sì, perché il segreto è entrato da. Non lo dica in giro. Riguardo. Beh, è una cosa molto. Vieni, vieni. Venite, ragazzi. Allora, facciamo una tenuta di asbesto. Gabri! No! Dimmi! L'ho usata, non volevo. Mica! No, aspetta. Venite, intanto oggi. Andiamo a portarlo qui. Al posto del barone. Barone si sì. Scusa, al posto del barone. Salve, signor Panzer. È il suo posto questo. Esatto, sì, è il suo posto. Ah, grazie, signor Panzer. È comodo. Vabbè, dai, che dobbiamo parlare, dai. Aspetta, Sto aspetta. aspettando un attimo.
Scusi, signorina, che fa? Venga con me, venga con me. Felipe. Si è fatto una bella piantina in casa. Felipe, questa è la prima riunione segreta. No, sto parlando con Felipe. Questa è la nostra prima riunione segreta tra vescovi, tesoriere che è il mio braccio destro, e due doggiati, due della dinastia. Ah, ma quindi siamo una setta? No, non è nessuna setta. C'è una cosa che appunto non ne possiamo parlare con tutti. Come sono dimenticato? Cosa ho perso? Ragazzi, allora, i vescovi dovete sentire perché oggi dovrete mettere da parte l'ascia tra le vostre fede. C'è un problema grande. A me siamo in pace. C'è un problema grande. Abbiamo parlato già io e il signor Asdrubale. Ve lo dico in modo più facile possibile. Allora, vi ricordavate dei ghiacciai che abbiamo fatto quella chiacchierata? Tu hai detto hai fatto dei calendari, eccetera. Perché ho detto, guarda, stiamo cercando di scambiare quella tecnologia. Allora, vi ricordavate dei ghiacciai, quindi quel fiume ghiacciato che potevano passare poche persone, per questo l'esercito dei barbari attaccava da un altro lato e doveva farsi tutto il giro e ci metteva tempo? Ok, perfetto. Vi ricordate, oggi vi ho dato quelle informazioni che dobbiamo attaccare quel punto, eccetera? Norvik, sì. Io non c'ero. Ok, va bene. Semplicemente domenica dobbiamo fare l'ultima battaglia importante nella nostra regione, che ci servirà per sconfiggere uno dei generali, forse, se le informazioni sono esatte. Sta di fatto, quello che voglio dire è semplicemente che il signor capitano della squadra dei Shervan, l'impero Shervan, ci ha detto queste cose, ok? Di attaccare il più presto possibile, per questo attaccheremo domenica. Ah, perché Shamini? Non so chi sia, comunque non mi ha detto il nome, lo chiamo capitano. E semplicemente c'è questo problema. L'inverno sta arrivando. Quindi se l'inverno arriva, cosa succede? Fa freddo. A parte quello? Shervan dovrà ritirare le truppe, non esisterà quelle condizioni. No, non è quello, non c'entra, perché comunque la nostra area non diventa così fredda. La neve. Bravissimo. Il fiume diventa duro. Quindi cosa succederà in quel caso? Possono attraversare. Congelerà il fiume? Possono passare le truppe tranquillamente ovunque. E indovinate dove si trova quel fiume? Dietro. Di fianco a noi. Bravissimo. Dietro proprio alla zona della casa, dell'attività di Martina. Le attività di Martina. È vicino alla chiesa. Questo cosa significa? Che mettiamo caso. Sì. Che se hanno altre 1000 truppe o di più, non so quante truppe abbia l'impero, questo regno dei barbari, siamo totalmente fottuti. Quindi noi non vogliamo dirlo al popolo perché si spaventerà e iniziamo a perdere persone nella città che scappano. Abbiamo due alternative. Io ho proposto un'alternativa, che se dovessero farlo e succede, che dovrebbe, abbiamo informazioni che un esercito si muove di grande massa, intanto noi attaccheremo quel villaggio. Uccidendo uno dei quel generale, non so se uno dei tanti, io non ho informazioni su queste, però magari è anche l'unico generale, quello è l'unico villaggio, ma secondo le informazioni di Simon, il regno del nord, cioè dei barbari del nord, hanno letteralmente 6 villaggi almeno, quindi vuol dire che hanno dei forti, hanno dei castelli, immagino, essendo più forti di noi. Questo cosa significa? Che sicuramente quelle truppe che ci hanno mandato non erano manco tutto l'esercito. E se noi battiamo quel villaggio e riusciamo a prendere informazioni e magari dire al generale di dirci tutto quello che sa, non sarebbe mica male. Interrogarlo, trovare documenti che magari, non so. Noi dobbiamo fare questo attacco. Perché per quanto riguarda il fatto che viene il freddo, non è una cosa molto sicura sicura. E dice che al 50% ci sono possibilità che il freddo diventa più forte del solito. Quindi il fiume è ghiacciato, con l'inverno che arriva, se ne scopriamo, o non so se sono già in movimento, eserciti nemici, possono attaccarci tranquillamente. Quindi la mia idea era abbattere 3 ponti, in caso dovesse succedere, e lasciare fiume, quartiere del fiume, indifeso, ma noi lo attacchiamo con i nostri marinai, con arciere e con armi da fuoco a distanza, fino a eliminare un buon numero, e poi ricostruirli e riattaccare noi.
Oppure la cosa che ha proposto il signor Asdrubale, ma con i tempi non so se ce la facciamo perché questo dipende tutto da domenica. Costruire magari delle mura sottili, non troppo grosse, un paio di torri per provare a fermarli. Ma non penso che hanno degli esplosivi per buttare. Ma non so. Sì, ma hanno le scale, possono salire, mica sono scemi. Vede, signor sindaco, quando le dicevo. Adesso. No, cioè, ma senso potremmo fare? La chiesa è in alto, no? Ah, non avrebbe senso. Non la usiamo come fortino la chiesa. Va bene. Sì, ma anche se la vuoi usare come fortino, non è una struttura adatta per queste cose. Ci massacrano. Cioè, ci sigilliamo dentro e poi fottuti. La mia tesi, secondo me. Dovremmo distruggere due ponti. O distruggiamo i ponti, o proviamo a costruire mura. E se magari non riusciamo a costruire le mura, possiamo provare la tattica, la seconda tattica. Secondo me potremmo combinarle. Provarle entrambe. Sono per il muro. Ma possiamo buttare tutti e tre i muri? Buttiamo solo giù due muri. E ci mettiamo tutti e due a difendere un solo ponte. Due ponti e mettiamo solo un ponte a difendere. Sarà molto più facile. Sì, anche questo. Ma intanto potremmo provare anche a fare le mura. E magari se in caso conquistano le mura, tu, visto che produci esplosivi, facciamo passare le nostre truppe e facciamo saltare i ponti. Anche questa potrebbe essere un'alternativa. Io sono. Ma e con i tempi, cioè, ce la faremo. Però. Io penso che le mura vadano bene. Io invece direi di fare provare tutte e due. Perché se cadono le mura, comunque non è che sono scemi, eh. Le fanno le scale per scavalcare. Magari guadagniamo tempo, ma secondo me dobbiamo fare entrambe le cose. Beh, sicuramente con delle mura avremo il vantaggio dell'altezza. Sì, è assolutamente. Io, infatti, intanto dalle mura, che noi difendiamo dalle mura, gli arabi preparano gli esplosivi per i ponti. In caso di ritirata e abbandono, facciamo saltare i ponti. Unica alternativa. La seconda, almeno il piano B. Ci dobbiamo avere piano A e piano B, ragazzi. Perché fatto saltare i ponti, voglio anche ricordarvi un altro fattore. C'è la periferia. Se Volpe Rossa ricade di nuovo, vabbè, ma lì c'è un po' più. Ecco, è quello il discorso. Lasciando saltare a meno i ponti, ci attaccano da nord. Guadagniamo tempo, che le truppe nemiche si spostano attraversando il fiume, che ci mettono più tempo rispetto a noi. Non so perché i barbari non sanno nuotare. E a nord possiamo proteggere. E poi, ma questo comunque è tutto ipotizzato. È tutto un'ipotesi. No, però aspetta, ma noi abbatteremo i tre ponti, ma ti ricordo che la dove sta il porto di sua moglie è collegato con dove sta la torre. Cazzo. Quindi dovremmo buttare giù anche il porto. Eh sì, dobbiamo buttare anche una parte da lì. Sì, però l'unica cosa che collega Osiris. Porca butto. È l'unica cosa che collega Osiris. Lasciare un quartiere per comunque sopravvivere e fare un contrattacco. Sicuramente il nostro templare non piange se la chiesa è per un giorno conquistata. Il passaggio segreto è chiuso, no? Che senso? Quale passaggio segreto? Scusate. Vabbè, tu sei coglione, però. Vabbè, tanto mica lo scoprirà. Vabbè, ma a noi voi non interessa. È piccato, se i barbari toccano quelle cose è finito. Beh, comunque questo c'era da dire. Io direi di buttare a voto se fare piano A e piano B insieme o fare solo un piano A o piano B. Piano B sta per gli esplosivi, piano A per le mura. Io voto per piano A B. Io voto A e B. Uno e due dovete votare. No, tutte e due anche. Io voto il piano A. E anche io solo piano A, gli esplosivi risulterebbero inefficaci. Manca la sua Asdrubale. Voto il mio piano. Quindi solo mura, senza togliere i ponti. Sì, è un rischio, perché potremmo perdere tutta la città. Però se riusciamo a difendere bene le mura potremmo. Per questo ho puntato a piano A e piano B, perché le mura. Secondo me è un casino star lì a distruggere i ponti per poi ricostruire. No, con le bombe. Ci pensano gli arabi a farli saltare. Sì, ma poi ti dobbiamo ricostruire. Certo. Quindi volete sacrificare la città in caso? Va bene, okay, va bene. Questa è la decisione. Non succederà. Nessuno deve sapere questo piano, va bene? Tu ritorna da loro, quante mappe ti servono? Aspetta, facciamo come che mi... Sennò andiamo avanti a dirti. Quante? Me ne servono
altre 8 più una bussola. E poi con Martina 8 monete le do io adesso, vai. Posto. E vabbè, ah, 8 cosa? La 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 la, devo dare soldi a Martino. 8 monete. Signore, alla fine sta producendo denari, vedi, qualcuno si è prenotato. Ah, qualcuno si è prenotato. Sì. Salve. Allora, signor Wolverine, per la sua aereo poi faremo un brevetto, ne parleremo al comune di quel veicolo che mi ha mostrato, lo faremo vedere a tutto il consiglio, ok? Va bene. Per ora, per oggi intanto non possiamo perché abbiamo oggi un po' di impegni, però per domenica probabilmente. Vale. Allora. Perché io posso craftare le frecce incantate? Che? E posso craftare le frecce incantate? Allora io vado... Penso di sì. Essendo che sono fatte con le pozioni. Eh certo, se sono fatte con le pozioni è normale. Non è l'enchanter. Allora, sì. Allora l'ho fatto perché non l'ho mai fatto per questo. Vai, tranquilla, tranquilla. Di Netherrack, quarzo e... Levels. Quarzo... Blaze e... Signor Gilberto, dov'è Gilberto? È in Cina. Ok. Dammi quella Netherrack. Vai, dai, dammi. Si gancia? Cosa è questo? Porca. Porca miseria. Vabbè. Grazie. Oh, apri le casse, ti ho preso altre torte, ti ho fatto. No, manco due, le ho lasciate su. Le prendo io, aspetta. Ma c'è l'ender c'è sta a fianco. Ma non c'ho dentro il... Hai visto quanta roba ti ho preparato? Certo. No, ma io sono un attimo nei... Quanto alga ti ho preparato? Ora abbiamo un po' di gasolio per un po'. Ti do delle robe che non mi servono. Fanne quel cazzo che non vuoi. Oh, non mi dà sta monnezza a me, mannaggia. Perché sennò non so dove cazzo. Ma brucia nella lava. C'è qui la lava. Lava? Sì. Ma certo che c'è la lava. Certo, signor. Signor tesoriere.
No, calogero non c'è oggi. Oggi una domanda. Dimmi, dimmi, scusami. Era... Per avere un po' le scale, devo chiedere al falegname. Ah, c'è tutto nel mio... Io sono il falegname, vieni. Vieni a vedere. Tutto quello che ti serve c'è... Io lo riempio sempre, tutto, tutto. Guarda. Se ti serve qualcosa lo trovi qua, così senza che te lo crafti. Perfetto. C'è tutto Ah, quello anche le scale a gradini fai, o sbaglio? che... Ah no, quelle a gradini, costruttore, o li fai tu stesso. Tanto non è una cosa... Se Ah, tu dici bello, bello, questo, giusto, bravo. guarda. Giusto? Questo, sì, bravo, questo, Eh no, bravo, no, quello bravo. le puoi fare tu, tranquillo. Ah, le posso fare tranquillamente Sì, anche. deve per legno, se ti servono Perfetto. i blocchi proprio di legno. Vieni, ti faccio vedere dove comprarli. Ah, se ti servono, dipende, allora, da falegname puoi comprare stick, eccetera, eccetera. Tutti gli oggetti, ecco, mettiamolo così. Invece, se ti servono proprio stack di legno, vieni di qua. Stack. Quello è il boscaiolo che li vende. Che è qui. Che Il boscaiolo, ok. è questo qui, vedi? E Questo qui rosa, ok. qui Ah, c'ha tutto il legno perfetto. che ti serve. Bambù, qualsiasi cosa. Perfetto, perfetto. Ma a sapersi. Ok, Va perfetto. bene? Allora mi vado a organizzare, vai. Sì. Anche la cartiera, lì ci sono i zaini, ci sono... Sì, quello ho già visto la cartiera, sicuro. Ah, Era quello che ok. intendevo. Trovi un po' tutto in giro, lì c'è la macelleria, qui c'è questo, per esempio se vuoi piatti speciali, per esempio tu che sei, vai in miniera, giusto? Ti faccio un piatto speciale, vieni, ti faccio vedere. Costano un pochino questi qua, vedi per esempio? Riso fritto costa un casino, però per 5 minuti ti continua a dare cuori senza fermarsi. Se Ah, lo ok. vuoi provare te lo faccio, gratis, almeno lo provi. Poi mi dici se ti servono un sacco, te li faccio. Prendo le chiavi e arrivo, va bene? Anzi, vieni con me, vieni. Ci sentiamo, vai. Uno ti faccio come regalo per fartelo provare, allora. Ecco qui, andiamo un attimo. Vieni, vieni. Dimmi, dimmi. Ho fatto il mappare. Finito? Hai messo tutto, eh? Mo' subito vengo, devo dare un attimo una cosa a lui. Eh? Comunque io ho tre cose, quindi mappato. Poi io ho altre mappe. Tienitele, quando serviranno te lo dico. Allora, un attimo solo che devo controllare una cosa. Aspetti. Questo ok. Serve uno, Io ci posso mettere una cassa lì da qui. due, tre. Ma dove cazzo è? Dove cazzo l'ho messo? Si è dimenticato di posare la mia roba l'ultima. Ok, aspetta un attimo. C'è un po' di mancanza da poco. No, 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 più che mancanza è che per sbaglio si è portato la mia roba appresso, non so perché. Ok, ho risolto, risolto. Ah, l'ha lasciato qua dentro. Ma quanti cazzo ne ha fatto? Ma dove sono le ciotole? Madonna, ma che cazzo ha combinato? Vabbè, tanto le ciotole le produco io un attimo, aspettate. Senza che vada avanti e indietro. Allora. Ok, allora, vieni qua. Come si chiama? Tieni.
Allora, questo qua, quando sei in miniera, cosa? Sì, benessere 5 minuti. Ti fa correre più veloce praticamente. No, 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 ti dà proprio nutrimento. Questo nutrimento praticamente ti dà la possibilità di ricevere cuori anche senza mangiare altro. Cioè dura di più, è come se fosse... non hai bisogno di mangiare per... eh? Tipo una rigenerazione. Sì, praticamente, ti fornisce una rigenerazione aggiuntiva. Infatti ora li metto in vendita con lo shop. Cazzo. Signor Doge. Ma che cazzo? Abbiamo il nuovo reclute dei Templari. Ma questo fa 10.000 cose comunque. Sì, vabbè, ma lui sarà a tempo indeterminato, cioè tempo quando capita. Ok. Perfetto, avete fatto le missioni quindi voi? Ah, oh, Vertiver, io te l'ho dato il piatto, provalo, poi fammi sapere com'è. Certo. Va bene? Cosa ne pensa Doge? Questa è l'armatura delle reclute. Mi piace, siete cazzuti ora. Ma se l'hai già tolta sto coglione del cazzo. Posso picchiare l'arabo, signor prete? Fallo. Aspetta. Devo dare 8 monete a Martina, poi devo comprare un po' di cose in giro. Allora, intanto ho preso i soldi da darvi. Quindi venite. Dove sono le truppe? Non so, venga anche qua. Allora, guardiamo gli FPS. Okay. Oh, finalmente. Finalmente. Allora, comunque dalla mappa vedi, è uscita una caverna enorme. Sì, ho visto. Ah, aspetta un attimo però, guarda, c'è una cosa da aggiungere. Ci ho fatto caso, intorno a noi c'è proprio quel lago che praticamente divide la città. In futuro potremmo espanderci in tutta quell'area e rendere tutta una regione sulle isole. Sarà interessante. Ah, sulle isole, guarda, potremmo fare anche un porto, No, sulle isole potremmo fare zone commerciali, probabilmente. Poi vedremo. Intanto comunque non abbiamo ancora così tanta popolazione da doverci espandere così tanto. Per ora siamo ok. E niente, va bene, Giotto, io ti do la paga anche degli altri, se gliela vuoi dare tu o gliela devo dare io. No, io la do io, non mi fido di te. Tieni, ciao, la do io. Già ha iniziato a ridere, cosa, eh? Io ti conosco bene, signor arabo. E non è razzismo sugli arabi. Doge. Mi dica. Comunque sul fatto là del prototipo, no, di quella macchina, non so neanche come cavolo fa volare. Ha detto mio fratello che tra poco vede di ufficializzarlo. Sì, domenica ufficializziamo come brevetto. Però dobbiamo provare a capire cosa serve per guidare. Creare un nuovo... Comunque... capito. E lui comunque mi ha detto che io sarò la cavia. Cioè io dovrò... Ah, io. Perfetto, mi piace questa cosa. Almeno rischi tu la vita. Se muoio, fate un bel funerale. Certo, ovvio, sempre. Aspetta un attimo. Ragazzi. Venite, chi deve prendere la paga per la missione? So dove è andato quello zaino, ma c'era uno zaino in giro. Ma Valeriano, hai fatto i soldi, Valeriano? Signor Valeriano, mi sa che c'è uno zaino di... Vieni qua, signor Edward. Signor Templare adesso, lo devo chiamare. Esatto. Recluta Templare, non chiamare. È la paga. Signor Valeriano, mi sa che ha preso lo zaino. Ok. Ah, sei tu, Luke, mi hai fatto cagare sotto, Gesù Cristo. Forse è questa che ci servono di più. Prese. Poi ci serve canna da zucchero, mi pare che non c'è. Ok. Mi sa che per ora non possiamo comprare niente.
Allora, ora ho fatto un po' di shopping. Vado un attimo dal signor Gilberto. Oh, hey, quanti soldi qui che volano? Fatto pagare le tasse? Perché rimane qua. Credo direttamente. No, le tasse non le ho fatte pagare. Come no? Perché ci aveva già pensato lei, signor. Ma non le tasse, intendo sulle soldi. Ah, sì, sì, sto lì adesso lì. Ce l'hai tu una chiave deposito cliente, giusto? Comunque devi mettere la Netherrack in vendita che mi servono. Appena me la da. Va bene. Hai fatto richiesta di 10, 15, 20 stack, vero? Gli ho detto 20 stack, poi vediamo. Ok, perfetto, perfetto. Mi dica, mi dica. Vorrei sapere una cosa. Sì. Che questa qui. La Zwendar, questa spada qui, cioè la versione aggiornata che il Faber mi aveva detto che serviva essere di un certo rango per possederla, ma che rango era? E che ne so, penso che ha detto una cazzata, non lo so, che regole ha lui da Faber, forse la vende solo a chi è vescovo eccetera, di ceto alto. Credo. Perché io volendo potrei aumentarmi di ceto perché c'ho. Parlane. Ti conviene parlarne con lui prima cosa. Ma digli al posto di prendere. Cioè digli fammela quella spada. Tanto mica la deve sua contro di me. Servono armi forti. Ah, okay. Il Doge l'ha detto per di più perché fare le armi. In tal caso la farei. Cioè il salto di grado. Perché tanto 27 stacchi e ancora la posizione sono. Vabbè, intanto poi ci organizziamo con queste cose, va bene. Va bene. Grazie mille. Allora, fammi vedere un attimo. Netherrack abbiamo detto è a posto. Mi serve vedere lo zucchero. Però devo vedere un'altra cosa. Ah, devo darle. Ma no, mi dimentico. Sembra la terza volta che mi dimentico. Vuoi una sella? No, puttana. Ok, è finito. Immaginavo che fosse finita. Ciao, ho una proposta da farti, dove posso contattarti? Boh, su Discord fai prima, mi chiamo come? Mi chiamo su Twitch. Ah, devo organizzare il mio negozio prima di tutto. Quindi mi serve la chiave. Okay. Falegnameria, chiave del comune, chiave zecca, no, chiave del comune, mi servono i soldi da dare a Martina, e chiave ora chef, ok. Ma perché sto vedendo i soldi, che cazzo sto facendo? Vediamo se qualcuno ha comprato. Niente, volevo mi dire che devo fare tutta quella roba storta. Allora, mi serve un quarzo. Uno di questi. Serve legno. Perfetto, possiamo chiudere. Tara ta 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 ta. Salve anima. Beh, cioè, è troppo bella, fa schifo. Però. Dove è andato Dintouch? Dove cazzo sei? Ah, Dintouch, il ragazzo che sta. Ah, Val. E là in fondo vicino al tuo kebab. Chiama Valeriano. Ma no, si è disconnesso. Ah, cos'è Crash? Ah, solo.
Aspetta. Servono un attimo le monete, coin. Poi pago Martina, do sti soldi a Martina. Ho detto tipo 10 volte. Ok. Perfetto, fatto. Ora mi serve un cartello. Allora, mettiamo qua. Cesare, salve. Come va il suo fratello? Sta costruendo? Come procedono i lavori? Sì, sta andando abbastanza bene così. Ah, tra l'altro, vuoi? Vieni, vieni, puoi entrare tranquillo. Devo un attimo fare delle cose. Come è stata la prima missione? Bella, è strana. In realtà, la maggior parte del tempo è passato a parlare con. A parlare con Dan. Tra di noi, ah, ok. Vabbè, perché era una cosa semplicissima. È che avevamo bisogno di quella mappa, di quell'area, per capire effettivamente dove dobbiamo costruire, come espanderci, eccetera. Cioè, diciamo che la sessione è proprio bellissima per i marinai e poliziotti. È proprio domenica. Ma tu hai pensato già se vuoi aprire un'attività o lavorare? Oltre a fare, ci stavo pensando. Guarda, se non vuoi aprire un'attività, vieni con me, ti faccio vedere una cosa. Intanto qua che si fanno, ci vuole tempo. Vieni a vedere, ti faccio vedere. Se hai bisogno, ci sono parecchie persone che stanno cercando personale. Perché comunque ci sta che all'inizio non voglio... Ah, tuo fratello deve pagare le tasse, infatti. Dove è aperto il negozio? Di là, giusto? Infatti deve 25. Vedi che questi sono chi cerca lavoro. Oltre ai poliziotti, vedi, ce ne sono tre. Chiave mia, te il motore, ci sta. Aiutante macellaio, ti può fare forse. Ok. Uno dei due potrebbe essere interessante. Non ti dico che kebabbar perché adesso non mi serve, però. Ok, ok. Uno dei due, se ti interessa proprio. Va bene. Andiamo da tuo fratello che riscuotiamo le tasse. Perché mi sa che non sa che deve venire al comune, glielo dico così gli spiego. Ok. Tu sei fortunato perché sei senza proprietà. Bravo. Tu hai solo guadagni. Servono la è velocino. Velocino tuo fratello, però. Anche un buon punto. Non è questo, è quello. Sì, sì, lo so, l'altro dicevo. Andiamo a vedere. Minchia, che figo. Mamma mia, bellissimo. Dov'è? Dov'è tuo fratello? Sono andati alla fabbrica, mi sa. Ah, qua dietro, ok. Ah, no. Forse. Non lo so. No, è morto qualcuno. Yo, che c'è? La prossima volta che incontro mi dirà di andare a comune per pagare le tasse. Eh no, però è che più che altro viene multato, se no. Ma non deve per forza pagare un certo. Sì, prendi la multa. E dopo devi pagare non solo la sessione prima, anche la sessione dopo e anche più la multa. Ho capito. Vabbè, facciamo una roba allora, vai. Ah, vabbè, glielo dici tu? No, gliele pago io per lui. Ah, ok, 25, sì. Ok, poi me le farò le scuole. Va bene. Ok. Taratatata, taratatata. Vabbè, facciamo così.
Così per sport. No, niente, volevo colpirti. E niente, ho comprato la, ho fatto la creativa con la carta a Dane per non farci 3 chilometri, quindi ti ho dato i soldi. Arrivederci. Ti hai fatto un po' male da solo comunque. Eh sì, ho visto. Dare al red. Vuoi picciarmi? Quei cassi. Scusatemi se vi disturbo. Vale, dai un attimo, aspetta, vale, gli cosa? Dai un attimo il kit iniziale, quelle delle 5 casse, 5 shot. Ma quella era solo per alcune. Ah, vabbè. Perché cosa è successo? Che serve? No, niente, così avevo chiesto se ce l'avessi. No, non c'è più perché sono finite quelle là, le ultime che erano rimaste. Okay. Ma vedi che comunque c'è l'Ender Chest ovunque, quindi. Okay, magazzina lì, poi quando ha la possibilità di comprare. Abbiamo fatto il nostro dovere. Quindi vuoi ripicchiarmi? No, no, grazie. Ho venuto a consegnare i soldi a Martina, che mi ero dimenticato. Falegnameria, Orange Chef. Ora prendiamo chiavi comune. Vai. Ha quasi finito? Sì. Ma chi manca? Ben, Panzer e Yotto? Sì. Mamma mia. Perché li sta mettendo lì i soldi? Perché non ho la chiave per aprire le altre, quindi. Me lo dicevi. Yeah. Perché ci sono magari mi sono. Ok, te l'ho messo i soldi. Domenica, ricordati della missione, eh? Quindi sì. Domenica non far prenotare nessuno. Digli che domenica la zecca è chiusa. Allora, perché che mi sono dimenticato di convertirti di un paio di cose. Chi gli hai fatto adesso, Panzer? Gli 8 ben devi fare, tutte e tre proprio. Devo fare gli 8. Panzer fatto? Sì. Che te lo cancello, quindi manca gli 8 e Ben no? Ben non si è presentato. Ok, a posto. Allora fai gli 8 e per domenica, anche se si prenotano 10 sti cazzi. Domenica siamo chiusi che abbiamo da fare come soldati. Salve, Doge. Salve. Come va allora? Tutto bene, come procede? Adesso vado a fare la vita al macellaio. Ah, hai trovato il lavoro? Perfetto, perfetto. Sì, avevo detto che era lavoro. Vabbè, perché te l'ho detto, alcuni cercano, anche io cercavo un po', perché guarda, fare 10.000 cose alla fine investi, poi dopo ti trovi con il tempo ridotto. Ecco, comunque domenica, signora Sdrubale, Dintouch, ricordati che non deve molto lavorare la macelleria, che dobbiamo partire per la guerra. Sarà un viaggio importante per tutti. Chiaro. Ah, signora Sdrubale. Andiamo. Come sta? Finalmente abbiamo una mappatura bella, che bella. Cioè, bella tra virgolette, però. Chiaro, però noi manca farlo apposta. Abbiamo costruito una città praticamente su un territorio letteralmente circondato dall'acqua. Ma minchia se è buona questa cosa. Perché se espandiamo tutta la città lì, minchia che figa. Dovrei parlarne con gli altri dell'espansione. Iniziamo a far andare le persone nella periferia. Ah, giusto. Devo fare adesso i miei lavori. Ah no, no, vabbè, prendiamo la chiave per sicurezza. Ai. Thank you.
Allora. Come cazzo si chiama? Ciao. Ma vabbè. Oh, Simon, guarda cosa ho scoperto. Ma dove cazzo è finito Carlo che lo devo tippare? Dove cazzo eri che ti devo tippare? Ma lo sono 10 anni che lo dice. Guarda qui, Simon. Hai visto? Questo qua è quello là che è buono per i minatori e i cacciatori. Quello che ti fulcura e non ti fa perdere cuori quando combatti. Cioè te li rigenera subito. Questi sono buoni per i combattimenti. Provalo in battaglia. Uno solo e lo provi. Poi mi fai sapere com'è. Da solo? Non da solo. Dico, nel senso, se ti capita di provarlo. Sto andando a comprare uno zaino. Devo andare a comprarti i soldi. Ma vedo non mi... Ok, perché mi hai dato il cibo? No, no, dammi. Ah, perché ero davanti, non devi comprare quando uno sta davanti. Ok, a posto, io devo solo prendere il cibo per me. Luke, che c'è? Che c'è? Dove sei? Che c'è? Che succede? Ah, gioca tranquillo, eh. Non ti preoccupare. Gioca, gioca. Mica ti mangio, eh. Io non ti mangio mica. Chi è stato? Ma che bel culettone che ci abbiamo qui, eh? Di chi è questo culettone? Chi è questo gattino bello bello? Miau miau? Miau miau? Cazzo devo dire, mannaggia. Ah, di qua devo andare. Devo vedere l'alga, sto andando dall'altra parte del mondo. Ah, ne è abbastanza, ok. In caso non ce n'è. Che bel gattino. Eh? Oh, Simon non è qui. Sto pensando se... Allora, io ho fatto tutti i miei negozi, tutto sistemato. Oltre ai miei negozi c'è altro da fare.
No. Le tasse sono state fatte pagare. E più che altro voglio vedere le strutture. Bello. Salve. Salve. Come va la costruzione? È bello, bello. Molto bello, fighissimo. Va bene, sì, per farlo tre lati alto dovrò cambiare un po' di roba, va bene. Ah, tuo fratello ha pagato le tasse a posto tuo? Per te. Meno male, perché non c'ho i soldi. Oh, ma tu devi dare gli anticipi. La pagherò profumatamente, dai, voi, tranquillo. Grazie. Ah, sta venendo benissimo comunque, ma quanto ci vuole ancora? Però, è bellissimo il bianco di Crisi. Ancora un po'. È bella grande, immagino, vero? Sì. Beh, non è che tantissimo grande, cioè non è che è enorme, non è cioè, enorme. Ci sta, dai. Allora, sono di quadri, credo che sì, che sì. Penso che vada bene. Ma vuoi direttamente un secondo piano allora? Sì, dai, se è possibile, se facciamo solo. Okay. Dolce, per caso lei mi sa dire chi vende la ghiaia o il colorante grigio? I coloranti ce le dovrebbe avere tu. Sono dei pittori coloranti. Devi chiedere a Dan se li ha trovati perché andate alla ricerca. Dan non so se ce l'ho sinceramente. Devi chiedere a lui. È per la ghiaia. Ghiaia, giusto? Sì. È minatore. Anche Stella, vedi se ce l'ha Vertiver. Lo vede, dai. Aspetta, vediamo, vieni da Vertiver. Ah, sei qui, a posto. Cercavo te. Vieni come vieni, c'è un cliente per te che gli serve tanta ghiaia. Ce l'hai la ghiaia? Dai, io ce l'ho da fare. Ok. Sì, sì, vieni. Speriamo che ti faccia il minatore, così metti la roba in vendita direttamente. Perché gli serve a lui. Faccio vedere. Eccolo. Dov'è Ben? Ah, qui. Dove cazzo è andato? Ma dov'è Ben? Ben sono qua. Ben, Carlo. Ah, Ben, non so dove va. Vabbè, vieni qua, andiamo dal costruttore. Quanta ghiaia serve? Ok. Allora, aspetta. Tanta sabbia, che ti serve? Sabbia e ghiaia, entrambi. Per fare calce stessa. Sì. Stavo guardando. Per ogni... devo riempire tutti questi muri e anche quelli di un secondo piano adesso. E per ogni 8 blocchi mi servono tipo 4 blocchi di ghiaia e 4 blocchi di stack. Non so che succede lì. Quindi quant'è effettivamente di stack? Sono tanti, considerando allora è un 30 per 25 in teoria. Quindi tipo 5-6 stack praticamente. All'incirca. Che bello, 30 per il minatore che deve portare tutto, ma fa lì. Allora, signor Link, 5 stack di ghiaia e 5 stack di sabbia. La ghiaia, se vuoi, ce l'avevo dato io. Se già... Ormai già abbiamo trovato il nostro medico. Ho già 3 stack di sabbia e 2 stack di ghiaia. E c'ho la ghiaia infinita, se vuoi ve la regalo proprio, non avete capito. Sotto problema ghiaia. Perfetto. Ma ormai già l'ha comprata. Va bene, volete altro. Vieni, ah, bene, vieni, vieni. Se nulla, bene. Vieni, bene, vieni. Lui si chiama. Si chiama Bob. Allora, il minatore ti sta prendendo la roba. Non so dove sia andato in realtà. Ma in di pizza stavolta? No, un pizza, l'altro. Ah, ok, ma il colore grigio? Sembra colore a lui, no? Colore grigio, devi dire, andiamo da Ben, da Dan, vieni, chiediamo a lui, perché non ne ho idea dove si trovi, proprio a quello è il discorso. Non so, meno se esiste.
No, è assistere, assistere. Ma hai visto il grigio, diciamo? Den! Il colorante è grigio, dov'è che si prende? Ce l'hai? Trovato? No, perché in realtà c'era una missione e poi dovevo una roba, dovevo fare l'iniziazione dei templari, non ho avuto tempo di andarlo a prendere. Mi serve a... Come fai a farlo colorante grigio? È un nero più bianco. Allora... È nero più bianco, devi unire. Qual è che ti serve? Grigio chiaro. Il grigio chiaro, allora... Colorante, non faccio Ah, grigio tempo, chiaro è dai però... fiori, coglione. Colorante nero e colorante bianco, grigio. No, quello è il grigio normale. Ah, Il grigio chiaro è quello dai serve fiori. la margherita, la margherita. Ok, sì. O andiamo a Oppure prenderlo. un nero e due bianchi, oppure grigio Serve e la bianco. margherita, Le margherite le trovi? Sono ovunque. No, non è aspetta. Le trovi Puoi nelle farne api anche con un da grigio e Carlo. con un bianco, eh. Sì, ma le trovi dalle api di Carlo. Il colorante. Carlo, chi è Carlo? Ben, vieni di qua. Vale. Sì, c'è. Vieni, vieni, guarda, ce l'hai. Vedi, ce l'hai le margherite. Ma spona. Ma spona. Continuano a spawnare poi. Non so se le api. Sai, se... È vero, potevano fare che le api tipo ti spawnavano i fiori. Cioè, non. Non toglierli tu. Tutto è suo. Ah, beh, sì. Questi cazzi da... tanto stanno comunque lì a fare, cioè, niente. Non penso che quando aumento i fiori però. Sì, ma ne sono pochi comunque. No, io non credo che le api facciano quella funzione. Sarebbe stato Sì, carino. dovremmo andare in esplorazione a prendere questo. Nel frattempo ne sono 7, ma ne sono pochissimi. Ok, ma volendo non si può usare la polvere addosso? Per cosa devi fare, scusami? La metti sulla terra e ti fai fiori. No, no, dico... No, quello sì, però... Ah, no, Per... aspetta, che... Il blocco, per devo fare calcestruzzo. Concrete. dire. Grazie. Sì, è giusto. Stella, dov'è Vertiver? Sta raccogliendo quello che gli hai chiesto. Ah, ok, già sta lì. Ok, no, pensa che già ce l'aveva. Ma questo. No, no, vabbè, vado a raccoglierlo. Ok. Ciao Simon. Vieni, vieni, siamo di qua a vedere il museo come sta avvenendo. Guarda che carino. Ah, sì. Hai visto che bello? Dove hanno messo i Buonanotte, dipinti, Joe. le opere? Fighissimo. Ah, che polvere d'arrosto, si sta facendo un po' di storia. Anche perché non sempre spona quello polvere d'arrosto. Eh sì, però se mi dici io c'ho un po' di polvere dopo. Sono... Adesso la prendiamo la cocaina, vedi Secondo cosa me... No, no, no. No, perché so... Ciao, sono io a venderla. Simon, vieni con me, vieni. Secondo me almeno Mancino. sta con... Ma tu da chi stai acquistando i minerali? La pizza, ogni tanto vado da pizza a comprare i minerali. Ma quindi mai da Vertiver? Non ha diamanti, cioè se viene da me mi chiede diamanti. Ma tu hai Diamanti, mai vero? detto che le compri tu quelle cose? Ma Vertra non ha neanche il negozio, cioè neanche pizza. Vabbè, appunto. Vabbè, ma lui vuole fare il negozio con i Simple Shop. Ok, meglio. Così almeno vado a comprare da lui. Ah, boh, dico comunque compra anche da lui. Non so chi sono. No, io sono... Io una volta ci ho chiesto. Perché più che altro aspetta, ma sai che devo chiedere a Scogna le frecce, fammi vedere. Scogna, ci sono Ah, tieni oggi il bove lui. Ma no, ma le ha messe in negozio. frecce. Lo so, infatti quello sto chiedendo. Sono andati a comprarle, c'è un altro stack se non mi sbaglio. Ok, andiamo un attimo, dai, compro. Perché effettivamente ci serviranno frecce, fammi vedere. Eh sì, prendo altri tre stack, vieni. Beh, Dorge, io penso che sta sessione ho fatto tipo 20 stack di soldi. Quanto? Tipo 20 stack di soldi ho Porco fatto Dio. questa sessione. Quanta cazzo di roba hai fatto? Perché mi hanno svaligiato al negozio. Ah, qua invece non è che mi hanno svaligiato tanto. Vabbè, ma le Qua casse è periodo, mi cioè. hanno rubato tutto qua, cioè qua è andata a ruba tutto. Vabbè, ma è normale. Vabbè, vieni con me, mi fai compagnia che sto da solo. Ah, Dorge, comunque dobbiamo un po' parlare anche di fatti un po' politici di guerra. Ma Wolverine dove è andato?
Allora, dove? Ho detto che andava a riposo. E non ha portato la roba già a Gabri? Ce l'ha portato domani. Domenico. Ah, ok, ok. A parte che nel da prendere i blades non ci va solo lui. Almeno qualcun altro non ha bisogno. Ma bisogna andare al comune per andare a comprare il fridge. Perché mi serve i soldi, dove li prendo? Da culo? Ah, ma lei sa che sono i soldi dello Stato. Ok, la giocata lì, non ci ho capito. Oh, ma cazzo arrangio. Ah, ma fa dell'esercito, no? Appunto. Se per l'esercito. Ma io i soldi che vi mando io per posta. Per pagare le tasse, li avete mai presi? No. Perfetto. No, no, cioè io ora non me li mando, però io vi mando sempre i soldi per posta. Ma li prendavate, vero? Ah, sì, sì, quando me lo dicevi, però. No, io te li mandavo anche, cioè in sostanza c'è cioè, appunto. Ma... qua non mi hai mandato niente. Ma se mo scrivi, come sai? Vabbè, comunque... hai capito. Comunque... non so, oggi è un po'... questo sentimento. Su cosa? Dobbiamo spiegarci, dobbiamo fare delle difese, siamo troppo scoperti. Digli che stiamo arrivando, che ti ho chiesto... 2, 3. Oh, perfetto. 1, 2, 3. Perfetto, abbiamo fatto. Cioè, sì, abbiamo pozioni, tutto ciò, fammi vedere anche questo, mi pare. Ah, guarda, io c'ho, praticamente c'ho l'arsenale, io portato. E tutto quello là che ha lei ora in questo inventario ce l'ho io, nel mio zaino. Sì, ma io sto portando anche le pozioni, ho comprato. Poi io tengo le pozioni. Tengo tutto quello che ha lei, però nel mio zaino. Ma comunque nel Nether, per sto andando. Non morire. Sto c'è nel Nether. Ho trovato. Stavo andando a aiutare Christian contro i mostri, no? Sì. Abbiamo iniziato a trovare dei mostri strani, avevo mai visto. Tipo delle mosche enormi. Ecco, siamo arrivati. Stavo facendo compagnia per shopping. Ma chi è lei? Io volevo guardare. Dimmi, sono il nuovo Fabbro. Oia! Senti, che cosa vuoi di costruire? Da una pala più argilla viene fuori 4 pezzi degli argilli. Dov'è Ben? Crusher. Ah, sì. Ben è andato a pagare, Scogna per la roba. Ah. Non so dove cavolo sia. Ah, ok, ok. No, perché il ragazzo lo ti porta la ghiaia e la sabbia. Vabbè, io ho già regalato 3 stack di ghiaia a lui. Sì, così può lavorare. Vabbè, ne lavoro intanto. Lui ti sta portando la roba perché è andato a prendere. Ma che quando è che fare un negozio come Cristiano è normale? Perché lui ora lo farà. E l'altro minatore sta per fare. Ma io non vanno, non scavo mai. Allora togli la licenza, no? Ma, no, ma sai perché non scava mai? Non mai, c'è la fabbrica, fa tutta la fabbrica. Appunto, per quello dico, è la cosa che vendo di meno, letteralmente. Vende la licenza. Ma fammi vedere 30 di rame. Dimmi. Doge, le volevo parlare. Sai che abbiamo fatto il prototipo di quell'aereo? Sì. Cioè, non so come cazzo chiamarlo. Lui ha detto che era mai, non so come. Ok. Sembra che io sarò. Anche se io quello. Se io potessi iniziare a diventare quello là che guida questi prototipi. Quindi vuoi diventare capitano dell'armata delle forze aeronautiche? Sì, esatto. Allora, ho parlato con il barone, lui ha subito accettato perché... Bene, si può fare per il semplice fatto perché lei può dire... Vabbè, a parte il vescovo di questa cosa, ma può avere un ruolo pubblico ovviamente, come tutti quanti. Tutti sì. Quelli che hanno questa carica. Quindi sì, lei può diventare capitano. Cioè capitano dell'esercito dell'aeronautica, sì. Quindi guiderà lei... Aspetta un attimo, me lo
Effettivamente abbiamo bisogno che qualcuno ci guardi dall'alto con questi tempi. Ma poi perché... Effettivamente possiamo testarlo domenica per vedere cosa poi, che vantaggi ci può dare, non credi? Dall'alto? Magari posso andare a darvi informazioni. Sì, puoi dare informazioni. Vabbè, no, non so se ti sentiamo. Cioè, no, vabbè, non nel senso, vado a esplorare sopra la città e poi vengo da voi, però tipo... Allora, praticamente ti spiego, qua c'è una mina. Basta! Qua c'è una mina. Mamma mia. Allora, a posto, va bene. Confermiamo che ora da oggi sei un capitano della nostra armata. Grazie per questo. Quindi ok, vabbè. Sì, poi, vabbè. Poi parleremo. Ne parleremo meglio poi come usufruire. Sappilo che lei sarà quell'uomo più a rischio. Questa tutina mi sembra adatto per lei, sai? Dice per me? Sì. La posso indossare, secondo lei? Io penso che il barone gli spacca la faccia e gli tocchi questa, no? Vabbè, proviamo. Cioè, bella patria. E dove sono questi vali? Beh, il velo mi copre le gambe. Io andrei dal barone così. Ok, andiamo. Penso che sia di qua, sai? Ciao Ben. Ma va la maturazione, ma c'è anche... Ah, non è risorsa. Oh, quella là. Salve. 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 Minchia, che scavatore provetto. Vai, vai, non ti fermare. Ho fatto paura, Dio. Hai già dei stack pronti? C'hai qualche stack pronto? Qualsiasi cosa devi darle a Luke o a Ben, ok? Luke, perfetto. O Ben. Carlo Messia, scusami, ok? Salve Ben, Ben. Allora vieni un attimo. Lo so, vedi che a breve ti porta i stack della ghiaia eccetera, ok? Il ragazzo. Devo andare, Doge, devo andare fuori città, mi dica. Vada Templare, non si preoccupi. Le auguro un buon viaggio. Lode dell'antico dio. Gloria all'antico dio. Non si faccia domande su cosa significa gloria dell'antico dio. Un giorno capirà anche lei. Allora, a posto. Ma chi? Aspetto. A chi devo uccidere? Ti cazzi tu. Comunque c'è un ragno. È in inglese, cazzo. Gyro, no, non si pronuncia la Y come I, cazzo. I. Giro. Giro. Non... Madonna, dai. Come cazzo devo dirlo, scusa. Allora. Giro, dai. Ma lei non è stato colpito dalla spada sacra. Stai ferma. È una spada che ti lascia con mezzo cuore. Se mi colpisci quando ho quella spada, dopo vai a finire che sei nella bedrock per sempre. No, tipo Daniel. Sì. Aspetta, andiamo da Asdrubale. Asdrubale. È a mezzo cuore. Aspetta, dimmi. Guarda un attimo Simon. Aspetta.
e non fa il castello? Diciamo che se vai in un posto forse qualcosa mancherà. È il tuo coso questo. Oh, che botte. Signor Felipe, mi serve. Signor Felipe, comunque, per una costruzione che deve fare comune, mi servono 15 stack di ferro. Perché? Sto scherzando. Una volta il comune avrebbe detto ai costruttori, ai famosi costruttori. Guarda, ti lascio un attimo sentire, sei pronto? Di costruire un palazzo 5 piani in casa popolare, cartelli stradali, le osirisse luci, proposta investimenti Blackwater Sheriff, cartelli stradali, il nuovo stadio di tutte osirisse e camera mappa. Sapete quanto tempo fa l'hanno fatto questo edificio? Ma non potresti fare la mappa al museo, tipo? Che cazzo c'entra la mappa al museo? Non lo so. Ma che si c'è? La stanza della mappa deve essere grandissima. Faremo la stanza da camera della mappa, ho capito, ma un attimo. Da fare su una nave, cazzo, bellissimo. Con la nave con sopra la mappa. Come nel vecchio Seven, ti ricordi? Madonna, ti ricordi? Ah, mamma mia. Quello sì che era bello. Facevi l'ammiraglio con la nave ferma. Sì. Adesso abbiamo quattro costruttori. A proposito di costruttori, fammi vedere cerca quanto gli manca. Come quattro costruttori? Cioè, due. Sono sti villager, due sono in questo momento, in realtà. Oh! Non potete togliere le palle? Faccia di Wallera! La mia spacca culi, ci pensa lei. Io la faccio la spacca. A me questa si chiama caccia terroni. Spacca culi, spazza garbo. Mi piace tantissimo. Una volta ho ucciso un arabo con questo. È anche giusto. Ciao Gilberto. Aspetta, aspetta. Gilberto, aspetta. Sto usando spazzacarbo, c'era un po' di carbo addosso. Io lo dojo, ma perché è in pigiama, signore Gilberto? È perché è notte. Ah, è notte. Ehi, sei pigiamina. È uguale a quello che c'ha Valerio. Mi piace il mio pigiama. È vero, cazzo è vero. Aspetta, vediamo. Dai raga, tranquilli. Tra 5 ore e 20 minuti mi devo svegliare. Ezzo. Anche tu, non è un problema, io andrei. Non si preoccupi, signor Gilberto. No, signor Gilberto, devo trasferire 50 stack di là. Lo vedi sto gran cazzo? No, non mi ha più gran cazzo. Niente, va bene. Me ne vado a fanculo, allora. Buonanotte. Buonanotte, signor Gilberto. Che è successo? Cosa? Che è successo? Sta andando a niente, sta andando a dormire lui. Ah, ok. No, non stiamo parlando niente di particolare. Perché devo controllare un attimo. Aspetta, Vale, posso mettere questo nel negozio? Perché mi chiedi se posso? Che ne so, non voglio rischiare di prendere, di finire lì dentro. Ma dove le hai prese quelle cose? La craftata. La craftata. Vuole prove? Allora, io direi... Penso che sia arrivato il momento di andare in prigione. Venga con me, l'accompagniamo. Allora, signorina, noi facciamo finta di niente. Allora, ripeto, per il vestitino non dico niente. Però quelle sono costruzioni del costruttore. Non si faccia sentire dal costruttore. Ah, il carpentiere, sai, le porte. Posso togliere, scusa? No, vabbè, li mette. Tanto la signorina pensa che la stai aiutando, quindi ci sta. Comunque ripeto, no, sto aiutando, mi ha il permesso di lei, non sto ripeto, vedendo niente di cosa. È soltanto ringrazio il vestitino, ecco. Devi farmi un vestito. Anche a me, signora Stella, vuoi un vestito? Cosa state parlando? È niente, è di incesti. No, in realtà no, non di quello. Allora, negozio pozioni, negozio minatore, negozio vestiti Stella, ampliamento fabbro. Signorina Stella, devi fare. Ok, c'è un po' di cose da fare. Che ammiraglio ero? Quando facevi l'ammiraglio tu? Non eri il capo poliziotto? Vado a prenotare.
da gente che si connette le cose. Ma è completo il negozio? Ma è completo il suo negozio? Ma? Ma sai che questa qua stella in realtà è una roba, è un'armatura, non è una roba... Infatti, quello lo fa... È un costume! No, non è no, un costume. No, quello è... Ma c'è dei costumi! Tu questo fai, questo puoi fare, questo costume, per i piloti. Ma è tre costumi, per questo io No, perché poi lo puoi, questo qua puoi nuotare anche nella lava con questa, ho creduto. Giuro che io pensavo fosse tra i costumi, perché sta tra i costumi, appunto. Signorina, allora, quella è del fabbro, nessuno le sta dicendo nulla, non dire che si arrabbia. Ah no, in realtà no, vale, non è una roba, è l'altro. L'altro è il casco di immersione, in realtà non è un costume questo, è della moda il costume. Cosa? Visto? Quale? È un costume, non è un'armatura. Ma in che sei? Quello si fa col ferro? Sì, però è tra i costumi se guardi. Tra la moda dei costumi. Dov'è? Ti sembra un costume questo? No, è da... Cioè puoi respirare all'infinito. Appunto. Comunque. Ma non è un costume, quello del casco da immersione è proprio Devo fare altro, old fashion pants. Cioè, ma... Sì, ma infatti non è un costume, si fa con il ferro questo. Old fashion pants. Vuole fare il modello, non ho capito. No, vedi com'è. Oddio, ma scavo anche più veloce. Ma vedi che ci sono altri costumi. Scavo anche più veloce. Aspetta, lei va a pagina 56 della J. Comunque ci sono altri vestiti. Sì, se vai nella J, ci sono, devi cercarli. C'è il kimono. C'è il kimono. E che chissà che cazzo di chi ha lui. Oh. Come kimono, scusa? Dove vedete? Devi girare le pagine, vedi se ci sono altri vestiti che puoi fare. Puoi fare anche i guanti in pelle. I guanti. I guanti per i falconi. La falconeria. Puoi fare i vestiti di coccodrillo. Come si fa il kimono? Ci sono i vestiti da coccodrillo. Poi c'è, fammi vedere. Ma non vedo come si crafta il kimono, perdonami. Perché si trova. Non lo posso trattare, lo devo trovare. Ah, quello sarebbe, ma non è difficile. Cioè la pelle di coccodrillo che puoi fare. Puoi fare cose di coccodrillo. Puoi fare... Aspetta, ci sono altre cose. Puoi fare le cose per la falconeria. Cioè puoi addestrare i falconi. Cioè i vestiti che si fanno con pelle di canguro. Ci sono vestiti che si fanno di centipiede, un altro mostro. Sono pantaloni rossi. Poi c'è il cappello della Fedra, guardate, faccio vedere, vuoi vedere? Aspetta, un attimo solo. Mi devo mettere in creativo per farti vedere. Na 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 na. Guarda, ti faccio vedere tutti i vestiti che ci sono. Uno, aspetta. Sei pronta, signorina? Vada. Ok, la faccio... No, prendere non spesso. Sto prendendo tutto, così ti faccio vedere tutto. Attimo solo. Ops, forse questo non dovevo farlo. Qual era per vedere la mod? Scusa, Jay. Qual era? Se tu in basso scrivi il nome della mod, ti trova solo le cose di quella mod. Quella là che sto vedendo è Alex Mob, per esempio. Con
come si chiama la mod bendita? Come si chiama la mod? Alex Mob. Sei pronta per vederli? Alex. Ti faccio vedere, aspetta. Pronta? Guarda. Guarda. Con il prosciutto. Sì, poi c'è questo. Cappellino. Figo. Poi c'è questo. I pantaloni. Eh? Poi ci sono queste scarpe. Bello. Ok. Poi c'è questo. Colture da coccodrillo. E poi c'è questo, il kimono. Bellino. Poi c'è l'armatura da coccodrillo. E poi ti faccio vedere la specie. Dovrebbe essere altra roba. Però non della Mob Alex. Te le devi andare un po' a spulciare le cose. Quello è il discorso. Questi animali puoi mandare i cacciatori a cacciare questi animali e farti portare i materiali. Ecco, in effetti. Poi ci sono questi vestiti che puoi fare. Questi qua li fai tu adesso. Non li fa nessuno questi qua. Alex. Questa qua invece li fai tu, guarda. Ma non mi trova solo il dito. Vestito da contadino. Ma che stai dicendo? Vede? Sì. Ma non poi c'è questo. Stai vedendo, scusami. C'è questo. Adesso medieval armor. Ah, ok. Vedi che ci sono dei vestiti. Alcune sono armature, alcune sono cose che fai tu. Basta quando clicchi sull'oggetto. Quell'oggetto ti dice cosa serve per farlo. Capito? Ci sono vestiti, okay. mica il fabbro fa la pelle. La pelle non fa il fabbro. Scusa, l'armatura da costume. Fra, scusami, ma effettivamente dove prendi la lana marrone? Te? Lana marrone? Perché alcuni si dice che bisogna dare lana marrone, quello che gli chiedo io. Devi far accoppiare l'animale. Animale nero o bianco? Animale nero o bianco? Dai? Allora me lo dai. Ma che cazzo stai facendo? A lui serve la lana marrone. Ma questo te l'ha fatto lei? Sì. Ah, ok, sennò eri morto. Tranquillo. Mi piace Panzer? Lana marrone, sì. Infatti. La lana marrone. Ancora devo fare la parte dei pozzini e dei vestiti. Va a prendere la lana marrone. Ma mi sa che ne ho poco, quanta ne serve? Sì. Ok, capito, ma signorina, quante cose ci sono? Devo controllare. Per esempio, lui è... Ad esempio il cacciatore. Come controllo le mod, scusami, non ho capito questo. Andrea, come controllo la mod? Non ho capito, scusa, Vale. Cosa? Allora, mod. Quando vai nelle mod, ok? Sopra ci sono delle freccine. Te le devi vedere uno a uno io, le pagine degli oggetti. Però ti dico già una cosa. Sì, ma ti dico un'altra cosa. Ti do un vantaggio per spiegarti. Per capire quali sono le mod e quali sono il gioco normale. Il gioco normale vedi che finisce con acqua, lava. Vedi? Da quella pagina in poi sono tutte mod. Poi ripeto, per farti la roba come ti dicevo. Devo cancellare queste qua. Te le devi un po' spulciare. Anche io all'inizio non sapevo che c'erano quelle cose. Le ho spulciate e le ho trovate. Io sì. Io più andato ci stanno una cosa molto bella. Purtroppo devi fare così. Ti devi un po' guardare. Anche io per esempio, no? Ora che c'ho anche il kebab bar, i piatti me li sono visti tutti. Vale, scusami un attimo. Ma noi dopo, in caso, dopo il girodine, Christian deve fare il leadership, cioè allora, ora chiudiamo la cassa. Allora, lei, vedi la signorina? No, ho comprato le chiavi. Ah, ok, va bene. Allora, ma lei, no? Sì. Lui è il cacciatore, uno dei cacciatori, capito? Ok, ecco. A lui chiedi, per esempio, dei materiali, come ti ho detto, per esempio, là ti ho fatto vedere quell'oggetto... Quello del coccodrillo. No, vabbè, no, quello là è un po' complesso, però ti faccio vedere una cosa più semplice, che lui te lo può trovare subito. Aspetta. Per esempio, tu gli devi dire, se tu vai sulla J, scrivi in basso a destra, puoi scrivere, giusto? Io sono stato anche morto, quindi io ancora non l'ho visto con gli animali. Ah, ok, canguro. Io fa conto, ho soltanto visto i grandi. Prendi, aspetta, ti do una cosa. Ok, adesso scrivi, aspetta. Scrivi così.
Per cercare questo oggetto, per esempio, scrivi Frontier. Ok. Se scrivi Frontier, ti esce solo un oggetto, che è il cappellino. Se tu clicchi il tasto sinistro, poi ti dice come si crafta quell'oggetto, cosa serve. Ok. Ah, sì, serve cose del rosso. Il raccoon penso che sia tipo... Bravissimo. Quindi devi dirlo a lui, che è il cacciatore. Dici, guarda, io ho bisogno di questa roba, ti pago queste per queste materie. Raccoon è... Io li vado a cercare. Procioni. Procioni e orsi praticamente servono per fare il cappello. Mi serve orsi e procioni, signor Skull. Quanto? Quanto riesci a prenderne? Ne servirà. Ma mi sa che si caccia l'orso, però. Sì. Hide of Beer. Hide of Beer vuol dire capelli di orso. Sì, sì, penso che forse dovete usarlo. Servono sia la pelle di orso. Vabbè, il casco di cui lo puoi fare da solo. Devi uccidere l'orso, però è un po' raro. Non lo trovi tanto. Ah, ok. Vabbè, comunque... Quali sono più rapide? Oh, tra gli animali. Allora, perché devi avere il libro Alex Mob, Scogna. Allora, cioè, ma io riesco a trovare. Allora, gli animali più rari che puoi trovare. Ma il tuo ragazzo ha dato la roba a Carlo. Poi. Amore, gli hai dato la roba. Ma Vertiver, no, ora è uscito, no? Ah. Ma io ho tipo 4 ore. Devi darla. Lo consiglio tutto io. Ha consegnato tutto. Ah, ok, a Luke. Cosa riesci da solo a fare un po'? Degli a Luke. Aspetta, sì, sì. Ok, ok, a posto, va bene. Alligator, Shopping Carton. Comunque, Scogna, sì, devi avere sto libro, ce l'hai, tutti ce l'abbiamo. La tigre. Il libro sta scritto tutto degli animali, dove si trovano, che quanto è raro, quanto non è raro. Allora, ora ti dico l'orso, va? Oh, l'orso. Ubriaco sei? Forza Napoli. A me non piace il calcio, sono sincero. Però, va bene. Ciao, Luke. Ti hanno dato tutto, no? Ti ha dato tutto? Hai pagato tu al tipo a Vertiver? Questo è cotta, cioè... Vertiver. Ti ha dato tutta sta roba. Ghiaia, sabbia. No, dove sta? Esper, vieni, dagliele a Stella, vieni. Questo piede lo trovi nelle miniere. Sono nelle miniere, però ho cercato la pizza. Stella, quanto deve avere tuo fidanzato per la ghiaia e sabbia? Nel bioma della savana, oppure nella mesa. Ah, è vero, scusa, Doge. Questo stack di sabbia e coso... Non lo so, i prezzi sono tuoi, amore. Digli che costa quanto la pietra, quindi dai 5 ai 10 a stack. Sì, un attimo, sto facendo i calcoli. Okay. Aiuto, sono confusa. Dai, raga, venite con me un attimo. Aspetta, oggi, aspetta un attimo. Ma io, ora che sono capitano dell'aeronautica, posso anche portare a esplorare io? In che senso? Ma sempre devi chiedere il permesso. Ah, che vai all'improvviso. Sì, sì. Posso esplorare? Ma sì, anzi è meglio che lo fa l'aeronautica, perché tu puoi fare subito le mappe così. Ti riesce meglio. Posso chiedere a lui di portarmi. Sì, sì, appunto. Aspetta, l'aereo che abbiamo scoperto ha un posto per ora. Aspetta, è un no, sono due. Ah sì? Fammi vedere. Nel senso, okay. Se io devo andare per esempio in bioma della savana. Ti porto io. Ti può portare lui, sì. Adesso. Ah, finalmente abbiamo l'aeronautica, sì. Perché piuttosto di dover andare in Nether fare è difficile andare in Nether, sperare che vada abbastanza lontano, faccio un altro portale e sperare che quel portale è proprio il bioma che mi serve. la minchia bestemmia. Ma comunque ti consiglio di usarlo il libro, perché quelli, se soprattutto devi cacciare gli animali, ti dice tutto dove si trova. No, finora nessuno mai ha chiesto, è normale, perché comunque nessuno sa le funzioni. Se non mi chiedono comunque se hanno nemmeno una piccola parte, perché se mi chiedono una piccola parte, io inizio per andare a cercare gli animali, a cacciare tutto, fare tutto. E quindi... fai conto che c'è, guarda, ti dico, c'è la tarantola, sì, che ti fa fare le ali della tarantola, ti dà 3 punti di arma e voli molto di più delle ali normali. Cioè proprio voli, rimani in volo. Ma dove si prende? Deve uccidere la tarantola, dice che bene. Dove si trova?
Prima di tutto servono le elytra, che è di Minecraft. Le elytra per fare... Cosa serve per le elytra? Le elytra per andare nel void, vale. Vale, deve uccidere un drago. Ma no, che cazzo. Ah, sapete che però sono anche... Prima... Sì, ma sai che perché nel void ci sono quei vermoni adesso, eh sì. Ah, sono raga, guardate questo oggetto. Questo mi piace un casino. Questo non lo devi fare al miscogno, lo voglio. Bravo, lo so, l'uovo di Emu. No, che cazzo c'è dentro? Stavo guardando, scusa. Aspetta, questo, guardate. Guardate. Guarda. È il gatto? Sì, quel gatto degli animali, così. Oh! Io non sono l'animale, voglio. È fighissimo. Dove cazzo l'ho buttato? E oltre questo, questo è l'oggetto che più tutti vorranno, aspettate. Oltre alle ali. C'è questo qua che l'abbiamo... Le ali finché... Questo, ragazzi. Guardate questo. Mettiamo caso... Aspetta. Sto per cadere, giusto? Guardate. Ti fa rimanere rampigliato, così non muori. Ah, è rampini, sì. Sì, questa è utilissima. Scrivi Blood Splayer. Aspetta, buttalo sul muro, buttalo qua di più. Ah, io mi sono buggato. Okay. Scusate, toglietemi un attimo. Vale, cerca Blood Sprayer. Aspetta, guardate. Questo, non so come si crafta, aspetta... Che mi stava muovendo. Oh, per craftare questo serve i tentacoli di Lost, rame e balestra. Non è manco difficile da fare. Guardate. Lost non so cosa sia. È un animale che è buono, lo so. Guardate. Fermo! Ale, mi hai glitchato, scimmia del cazzo. Come adesso mi è venuto un po' perché non mi ricordo se c'ho il libro. Come è che riesci a ghibare? No, voglio... Ma dove cazzo sono andato? Qual è il libro? Anche quando muori e quando muori te ne danno uno nuovo. E chi è più morto? Aspetta, Alex Mob? Comunque lo vuoi craftare? Si crafta si proprio. Animal Dictionary. Tieni. Non so se è Dictionary. Ah, l'hai preso? Dietro. Qua serve un dente di balena, un colorante e un libro. Guarda, e ora vi faccio vedere questo. Taran. Guardate che figo questo. Sì, le litra di Tarantolo. Aspetta, se sono in creativa giustamente non funziona. Ma vale, mi hai... Madonna, aspetta. Ma che ti ho glitchato? Non sto facendo niente. Le hai messo il lato addosso. Dovrebbero funzionare sempre con i raggi, giusto? Sì. Boh, comunque ci sono un sacco di cose che dobbiamo scoprire, sono sincero. Vale, cerca il Blood Sprayer. Scrivi Blood Sprayer. Blood. Ah, sì, lo so questo. Già l'abbiamo testato. È bellissimo, io lo voglio. Qualcosa è fortissimo quell'arma. Penso sia l'arma più forte. Quale? Blood. A me rimane solo la proboscite. Io ho fatto. Ah, sì? Sì, ho tutto. Beh, ma è una stronzata, posso ammazzare zanzare. Ah, io posso farvi un regalo a tutti quanti. E dai una proboscita. Dai cazzo. Ok, aspettate un attimo. Hai voglia, che stai fa? Flash ban jump pizza 11.
No, è tra, ma chi? Quel perché? Guarda come si mette l'armatura. Ma che volete fare, ok? Vodo, si sparta, io ho fatto. Ma mo tira, tira fuori il ferro, ecco, visto. Manco di. Parla a me tu si sparta. Ah? Parla a me. Ah. Oh, ma sembra bordello fatto, mamma mia. Ma che cazzo è questo? Sta cercando, vale. Oh! Ah, si è attaccato! Che cazzo hai fatto? Ho sbagliato. Bra, mi hai messo il virus. Perfetto! Come l'hai messo il virus? Ho messo il virus. È il virus? Sì. E che succede adesso? Lo vedrai da 10 minuti. Devi? Capside 19, come 19? È il carbovirus. E quindi? Il corri 19. E va, da 10 minuti io no, in teoria dovrei morire. Ah, muore? Sì. Dai il latte. Serve il latte per togliere, sì. No? Ah, ok. Vedi che tremo? Ah, sì, tieni. Ah, sì. Magico, non funziona. Ok, no, sono vivo. Ah, quindi il latte è l'antidoto, ok. Ma il latte è di tutti gli effetti l'antidoto. Il latte della mamma è sempre quello più buono. Dai, come cazzo si chiama quella che dà il kimono a Gesù Cristo all'uomo? Marmaid, tipo murmur, una cosa simile. Adesso ci spawna un boss qua, cioè stai un po' attento, spawn. Ma non spawnare. Ma io. E io ho dato un. Ah, mi ha dato un elastic. Questi li trovi in caverna, pizza. Si trova in caverna da una vita. Appunto, meglio per te. Che si trova le caverne sti cose. Fanno sti robe. Elastic. Ah, questo fa il tendon whip. Puoi fare sì quell'arma che praticamente dove miri colpisce i nemici ovunque. Vale, mi dai una proboscite di musica? No. Ah, ma che stai scendendo? Vai a fartene. Scogna, io proverei l'orso, proverei. Dai, metti l'orso. Vediamo quanto è forte, vediamo. Ma lo one-shottiamo l'orso. No, ma è scarso. Io mi lascio da sole. Dove... Tieni, Scogna. Bastardo. Tieni. No, no, no. Ti ho colpito, mi sa, Dani. Oh, vi ho fatto provare l'esperienza degli animali nuovi. Cosa? Del latte. Non so se hai colpito. La trozza si è avvelenata. Hai un cuore, Scogna. Come si è avvelenato che non ti ha attaccato? Sì. Mi ha attaccato l'arma che ti one shot. Mi ha colpito. Ah, sì. No. Ah. Vabbè, ragazzi, io direi di andare avanti con le nostre faccende domestiche. Ma che ore sono? Minchia, tardissimo. Tardi. Io domani devo svegliare presto e quella cosa. Devi andare a dormire adesso. Sì. Domani devo svegliare 5:20. Guarda che bella. Carina. Ma l'ha fatto tutto. Oddio. È mortale. Ma ha fatto il verso del ragno. Sì, lo so. Ma mi hanno dato il verso anche grande. Vale, guarda, sono glitchato. Guarda, prova andare. Guarda, muoviti. Girati. Che? No, vai, girati. No, porca puttana, vai dritto, senza girare. Ah. Ma mi sta attaccando il granchio. E quindi? Guarda, mi stai trasportando, mettiti a F5, guarda. Cioè, che mi hai attaccato con quella merda, mi hai incontrato. Sono anche uscito e rientrato, non so come fare. Cioè, io non mi sto muovendo, Cioè, non c'ho le mani sulle... Aspetta, io ti posso trasportare. Ma prova a riattaccare. No.
io. Ascetos. Raga, 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 venite qua. Guardate come Pizza corre all'improvviso. Aspetta, guardate, guardate. Aspettate. Guardate Pizza. Aspetta. Guarda, non sto lasciando niente Pizza, si muove da solo. Guarda. Sto coglioni mi ha attaccato quella roba lì. E guarda, cammino io e cammino lui. Ciao ragazzi. Ma io ecco dov'è che è sparito, ce l'ho ancora addosso, devi togliermelo tipo. E come non levo il lazzo? Aspetta, ma... Ah, ti ho legato! Sì. Tagli in cielo, Fra, tagli in cielo. No, 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 no. Fammi tasto destro sui tipo. Non posso fare niente. Eccolo. Eccomi. Ah, c'è quello che ti devo... Ah, puoi prendere i... praticamente i prigionieri li prendi. No! Ok. Ecco, hai legato capo. Carlo! Che si fa quella roba? Oh. Ah, ce l'ha lui. Come si è liberato? Con la magia, ragazzi. Un uomo magico. Daniel, ti ammazzo. Ah, preso Carlo. Comunque io vado, ragazzi. Sì, stacca anche io, ragazzi. Come ci dice il server? Lascia, lascia, dai, lascia. Ah, come va? No, che palle, vabbè, devo fare le ultime cose, va bene? Sì, hai 2 minuti di tempo. Ah, puoi darmi un attimo la corda? No. Prendi sta roba, vede? No, dammela, dammela, dammela. È stata cancellata. No! Come si chiama quella roba? Non te lo dico, perché sennò inizia... Però è buono per i poliziotti, cazzo, sì. Hai capito. È fighissimo. Però possiamo farlo per i poliziotti, quando devono catturare le persone. A posto di colpire? Con il lazzo. Fighissimo. Wow, ma si granchi, la donna. E qua mi attaccano. Ce l'hanno con te, fra. Guarda, non gli ho fatto niente, mi attacca. Oh, però danno questi, fanno spawn ai fiori. E sono buoni per... Se deve allevare, Dan. Così alla... Allevare. Noi pensavamo che era un bug, invece non era un glitch. Te avevo semplicemente legato a un bel personaggio. Sì, dopo l'ho capito. Ma meno male che si sei arrivato. E che abbiamo scoperto una nuova cosa per i poliziotti utile. Eccolo, guardalo. Ce l'ho in mano. Piazza. Piazza. Ok. Fammi vedere quanti posti ha. Ah, quindi c'ha 2 posti. Ma io vado a uccidere gli otto. Addio. Addio. Simon. Legalo al lazzo, legalo al lazzo. Aspetta, Simon. Al-Akbar! 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 Oh, mio. È la nuova tecnologia che abbiamo sbloccato. Eh sì. Ho scoperto come far volare con la forza centrifuga con i piedi, pedali e vola. Mamma mia, ma abbiamo sì, infatti abbiamo formato proprio oggi la squadra dell'aerotattica. C'è bisogno di esperienza. Sì. Beh, dai, allora ti auguro buonanotte in caso che sto per staccare. Allora praticamente ti spiego. Che atterraggio perfetto. Allora praticamente ti spiego. Non posso scendere. Buonanotte. Io sto per chiudere, ve lo dico. No. Che cazzo l'ha sparato? Comunque lui si chiama Bob e l'ha giusta tutta. Infatti. Allora raga, buonanotte e buona scuola a chi deve andare a scuola. E buonanotte invece che riposa bene. Sabato. Alcuni vanno a scuola. Sì, ma non c'è cioè, vanno il ponte. Ah, vero, c'è il ponte, giusto. Peccato, raga, vi giuro l'avremmo rimasto un po' più aperto se non dovevo andare a prendere una tele 5. Alle 6. Vabbè, dai. Domenica tanto è vicina. La cosa più bella sai qual è? Cosa? Ma cazzo, che noi ora, dopo che abbiamo fatto te, io appena che si ritorna, giovedì, sarà bello volare il cielo, voi combattete, mi devo guardare il cielo morire. Tu lancerai lì, spari, fai qualcosa.
Inventati qualcosa. È vero, puoi portarti uno dietro che spara. Sì. Effettivamente. Un marinaio. In caso se non stiamo perdendo, metto l'aereo e faccio evacuare uno. È al dodge, ovviamente, gli altri possono morire. Io devo sopravvivere. Allora, praticamente ti spiego. Buonanotte. Bellissimo. Allora, boh ragazzi, dai, io devo almeno un po' riposare perché sennò sono senza forza. Buonanotte, domani, a domani raga, il pomeriggio, la mattina non mi sveglio presto purtroppo perché il ritorno dormo. Prometto una seconda sveglia. Comunque raga, la settimana prossima facciamo Project Zomboid, quindi siateci che riportiamo di nuovo Project Zomboid dalla settimana prossima. Che viene anche Panzer a giocare, che ce l'ha anche lui. Quindi abbiamo una nuova recluta e forse viene anche Den. Poi gliene parlo, vediamo che dice. Intanto buonanotte ragazzi.